Ora siamo in diretta ufficialmente. Siamo in diretta veramente. Sì, no? Faccia vedere. Dicono audio, eh? Sì, allora, sì, audio. Sì. Ora siamo in diretta. Tony. Siamo in diretta, un osso, sento. È un osso? No. Io mi dissocio, eh. Ragazzi, no, scusami, così non si capisce. C'era tutto un'argomentazione. C'è un antefatto. È il ritratto dell'arbitro. Nicola si è bloccato. Non mi permetterei mai. Mai. Non mi permetterei. Nicola, mai. Vuoi far anche vedere se non hai il fez? Non hai il fez. No, ecco. Nicola, ci vuoi far vedere adesso, il disegno? Adesso. Il disegno che ha scatenato la rabbia di Narada. Facci vedere il disegno che ha scatenato questa rabbia. Nicola. Ah, ecco, bravo, bravo Lorenzo, grande. Qual era il disegno? Fai vedere il disegno. La dedica. Nicola. Nicola. Cazzo, ragazzi, sono vecchio, Questa qua, visto che io sono un nerdaccio schifoso collezionista, mi ha fatto la fibra Elmore, e cioè, grazie a Zoltar, E ta-ta! Lo grande ecco che la mia reazione a questa a questo affronto è stata questa. Adesso avete capito? C'è una logica. Ma Dani, sai che stiamo cercando un copertinista per Oscure Essential, visto che qua gli altri fanno schizzetti un po' di merda, e potresti veramente venire tu. Cioè, hai futuro, Okay. Gli spettatori più attenti si ricorderanno, e noi avevamo detto che avremmo fatto una live di chiacchiere. Mi sa che è giunto il momento. No. Allora, oggi, ragazzi, innanzitutto voglio ringraziare una marea di persone che hanno mandato gli NPC. Ma sto giro veramente tanti, tanto che ho un foglio di Google, un Google Sheet per segnare tutti gli NPC. E stasera ne userò 3. E a fine sessione voglio fare una cosa in più, farò dopo ogni sessione un Google Form su che cosa può succedere ai personaggi. Loro non lo vedranno perché tanto non sanno cosa verrà fuori, quindi vorrei scrivere la campagna perché la scrivo di volta in volta assieme a voi. E così quando c'è il climax, sapete che mi piace finire in cliffhanger, prendo anche i vostri consigli, metto giù un po' di opzioni, quella che viene più votata va avanti, così cerco di farvi partecipe il più possibile di questa sessione. La scorsa settimana abbiamo usato Ezekiel Rudolph Amber, che era anche colì era un PNG che mi è stato mandato da Andrea Rosini della Terra del Goblin di Trento. Quindi c'è una figata totale il fatto che riusciamo a partecipare a tutti quanti assieme. L'altra volta ormai l'hashtag fa da base è diventato non saprei neanche come definirlo, il delirio più totale della stagione. Diciamo alla base terza, della stagione. La base. E Daniele è l'unica speranza, il prescelto, tu eri il prescelto. È impazzito come con gli altri, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, per fortuna che ci sono io che sono l'unico sano di mente qua dentro e che quindi può guidare questo gruppo di derelitti. Pensa che culo. Non ho capito. E ringraziamo sempre tutti quanti quelli che ci aiutano, quelli che ci sostengono, quelli che ci scrivono durante la settimana, quelli che ci mandano le fan art, perché è veramente bello. Siamo arrivati a quasi 1000 iscritti sul canale YouTube nel giro di 3 settimane, quindi per noi è un gran risultato. Le view sono incredibili e stiamo eventualmente pensando se riusciamo a mettere queste sessioni in formato solo audio, così ve le potete sentire anche come podcast. Che potrebbe essere sempre divertente, perché molti so che ci ascoltano in macchina e hanno difficoltà con YouTube, perché se dopo parte la Google Maps fanno i botti, quindi meglio di no. E quindi vogliamo fare anche questa cosa qua. Detto ciò, ragazzi, io volevo ringraziare tutti gli spettatori, perché comunque, e voi, perché grazie a tutte le views qua su Twitch il canale sta per diventare, forse diventerà partner di Twitch, che è sempre una bella cosa e permetterà anche di regolare meglio la qualità audio, video e tutte cose, quindi grazie. Spammatelo, così ancora diventa ancora più figo. Io invece volevo dire una cosa importante: sto cercando una scatola rossa originale di D&D, se qualcuno ce l'ha e la vende a un prezzo accettabile sarebbe carinissimo. Quanto è il prezzo accettabile? Io ce l'ho. Quanto è il prezzo accettabile? Io meno ce l'ho. Di 280 come sta su eBay. No, allora ragazzi, così tanto, no, allora, il prezzo
prezzo, allora ridotto un po' così, un po' rovinata, con i dadi è tra i 50 e i 60 euro, la trovi a 80 e puoi trattare un po'. Se invece è tutta bella incelofanata, fatta bene, tutto quanto, va dai 100 ai 120, questo è il prezzo. Così, diciamo, io l'ho sempre comprata intorno ai 50 euro. Comunque adesso... io la compro, fatemi sapere. Io ne approfitto per dire che c'è una Clio in doppia fila qui davanti casa, se la spostate mi fanno uscire. Dove stai? Dove sei? No, vabbè, siamo stamattina in Rio. Siamo veramente nel buco del mondo. Di cosa? Il buco del mondo. Porta al sindaco di San Martino in Rio. Oh Nicola, io non mi ricordo niente. Strano, non succede mai, Daniele. Sei sempre... lo so, ma perché durante la settimana penso ad altre cose. No, però. Perché io adesso ti parlerò così e tu immediato mondo, Daniele. Questo già mi fa... Ma non è il francese, anzi, cioè quella è una lingua che mi piace molto, ma è il personaggio, te l'ho già detto, c'è una motivazione legata alla storicità degli eventi, capito? Pourquoi, mon frère, pourquoi? Perché se ti ricordi che avevamo evocato tutta quella i personaggi legati ad Alina, che ho scoperto solo dopo essere protagonista di questa serie della Scatola Rossa, insomma, io non me lo ricordavo, ragazzi, sono passati più di 30 anni. Allora, ragazzi, io vorrei cogliere questo momento di pausa per chiedere una cosa. Ricchioni, che cazzo stai a fa? Non si è capito. Ora Ma che tu sei è tornato sulla sua cultura di pappa. Che cazzo stai facendo? No, ma non ho capito la telecamera. Cos'è? No, ma ha cambiato l'impostazione. Ha fatto qualcosa in casa. Hai spostato il divano, hai spostato la telecamera. Ma la cosa bella è che siamo stati 10 minuti a cazzeggiare, ha cambiato la telecamera ora in diretta. Cioè, io veramente... Perché è punk. E comunque non mi avete aggiornato le stazze, io non sono un po' mi sto un po' lamentando. Infatti adesso livelliamo adesso. Allora ragazzi, adesso l'altra volta aveva già livellato qualcuno, sto giro livellano altri. Mm-hmm. Sto giro livella guerriero e nani. Yeah. Allora andiamo per ordine. Dwarf. Allora, il nano. Yes. Allora, devi tirare. L'altra volta, ragazzi, non mi ricordo. Vi ho fatto tirare i punti ferita. Sì. Perfetto. Tu hai come dado un D8. Quindi entrambi i nani tirano un D8 e aggiungono il loro valore di costituzione. Quelli sono i punti ferita aggiuntivi che prendono. Va prima la gara Trinket. Vai. Allora, un D8. 5. Più costituzione. Quanto hai in con, Danny? Sì. Aspetta. Qua, più 2. Più 2. Quindi 7. 7. Tu prendi 7 punti ferita in più permanenti. Vado io, eh? Allora, ricordati, Dario, che con Andrea l'altra volta avevi fatto... già preso 4 punti ferita in più mangiando. Esatto. No, però quelli sono permanenti, non è che ti vanno via. Sì, l'avevo capito, me l'hai detto. Adesso tiro il D8. E faccio 7, ta-da! Però quanto è di costituzione? Bonus di costituzione 1, quindi 8. Perfetto, quindi hai in più altri 8, che sono tantissimi. No, che cacchio dico? Sono 2 dei bonus di costituzione, quindi vado a 9. Sì, quindi tu adesso inizi a avere un bel po' di punti ferita, quindi ti corcherò tantissimo. 23 punti ferita, grazie Nicola. Grazie Nicola, posso averne un altro. Nicola, io non so se ho raccolto i punti esperienza l'altra volta. Allora, trovo a 1200. Allora, in totale sono 2350, quindi tu ne hai 2350. A differenza dei giochi moderni, momento regola di Ose. E nell'old school non c'era le milestone o il master ti diceva, ragazzi, siete tutti di secondo livello. Ma i personaggi livellano con punti esperienza diversi perché sono, alcuni sono più deboli, quindi man mano che crescono hanno una crescita più veloce per raggiungere quegli altri, altri hanno una crescita più lenta perché sono già più forti all'inizio. Il tuo caso è questo, perché sei già un guerriero in armatura, in più puoi anche lanciare incantesimi, quindi tu livelli più lentamente degli altri, parecchio più lentamente. E gli altri personaggi invece, il rogue, che comunque con uno sputo può cadere, o il mago, il mago livella più lentamente, però il rogue livella più velocemente. Il chierico, per esempio, se no non fa un cazzo.
Esatto, però ad esempio anche tu sai comunque, puoi già usare le armature di maglia, puoi usare lo scudo, puoi usare la mazza, sei già un semi-tank. In più prendi gli incantesimi dal secondo livello che ti permettono di curare le persone. Sì, sì, sì. In più ragazzi, voi cambiereste i tiri salvezza, ma siete al secondo livello, quindi non li cambiate. Quindi per voi è fatta. Avete qualcos'altro? No, no, no e no. Niente. Picciadone. Cosa, scusami? All'impicciadone, a ragno. Sì. Ragno, tu tiri un D8. Ok. E aggiungi anche tu il tuo valore di costituzione. E questo è per i punti ferita, giusto? Sì. Volevo vedere se ci sono delle regole opzionali sulle classi. Volevo vedere se potevo darvele, tipo c'è sul fighter. Ho fatto un ricco 1 più c'ho costituzione 16, quindi... 16 è un più 2. Più 2, quindi più 3 punti ferita. Hai fatto 1? 1. Puoi ritirare se vuoi, eh? È una regola opzionale. Se vi va potete ritirare, perché se no c'è veramente troppo poco. Aspettate, scusate. L'altra volta ho fatto 1 io. L'altra volta ho fatto 1. Pure sì. Voi avete ancora la giocatori testa. Di serie A e giocatori di serie B. No, voi avete ancora la testa, è diverso. Lorenzo, sulle stat io in realtà ho 18 a forza e 10 a intelligenza, perché le ho modificate col cibo. Ah, ma tanto queste poi deve rifarle il buon Sneaky. Ah, ok. No, io con le mani sono così, cioè non posso prendere i miei. Cioè, mi è vietato disegnare qualunque cosa per quanto mi riguarda. È stato tu. Lo sistema le manine bloccate, no? No, siamo su Twitch, non si può fare sta roba. Nicola, mi autodissocio. Senti, il modificatore di forza, se c'è 18, eh? Forza? 18 è più 3. Più 3, perfetto. Sgravato. Sgravato. Quindi è più 3 più 3, più 3 della forza più 3 della spada. 3-3-3, quindi sei già più 6. La prossima volta, ragazzi, aggiungiamo anche l'Advanced Fantasy, che è AD&D, alcune regole opzionali di AD&D per sfaccettare un pochettino di più i vostri personaggi, così iniziamo un pochettino. Quindi forza ci avrà due valori come su AD&D? No, non bestemmiare, per favore, siamo su Twitch, cioè, no. È sempre lo stool, è sempre che cioè, due valori, vaffanculo. Comunque guarda che la cosa che i personaggi livellavano diversamente, secondo me era più sensata dei vecchi sistemi. Allora, Sni, ti spiego, io sono sempre stato anche da ragazzetto piuttosto di manica larga con gli XP, perché ad esempio se tu seguivi pedissequamente le reward, magari ti diceva gli orchi hanno 3 di 6 monete d'oro e tu devi dividerle. L'elfo che deve fare 4.000 punti esperienza faceva magari 12 sessioni. Io cerco sempre ogni tra le 3 e le 5 sessioni di far livellare quando siamo in streaming, quando si gioca. Se invece ci giochiamo al tavolo e sappiamo che giochiamo personaggi dall'uno al terzo, che anche se muore te ne sbatti le balle perché segui più l'avventura che il background, è più proprio entri, apro la porta, c'è una trappola, cadi, 6 punti ferita, ne ho 4, morto. Bene, arriva un altro personaggio, lo giochi così perché la cosa divertente era questo. Allora lì dai punti ferita perché loro più che altro diventano forti con lei. Però mi sento di fare un'osservazione. Io in realtà quando giocavo, sebbene le regole fossero le stesse, mi ricordo che avevo un'affezione totale nei confronti del mio personaggio. Cioè non è vero che giocavo così allora, spavaldo. Cioè, ma perché tu, no, perché tu non c'avevi alternative. Nel senso, dopo sono arrivati altri giochi di ruolo che hanno spinto i giocatori a spendere moltissimo tempo sulla creazione dei personaggi. Quindi oggi se ti muore un personaggio in un gioco di ruolo complesso è tipo un incubo. All'epoca lo rifacevi molto rapidi. Tu considera, Daniele, che ci sono 3 modi per giocare l'old school. Se tu lo giocassi come si giocava all'inizio, magari tu facevi il personaggio, ci mettevi veramente poco, perché tiri 3 volte i dadi, non come noi che abbiamo tirato, tolto un dado, tiri 3 volte i dadi, metti le caratteristiche, metti i punti ferita, hai la matrice dell'attacco, che è un'altra cosa rispetto alla C, l'equip, avevi 70 monete d'oro, prendi che cos'hai e parti all'avventura. Quando ti muore il personaggio... il master ti diceva, ingabbiato, c'è un altro PG. O rifacevi lo stesso, non so, avevi il guerriero, facevi il guerriero, lo chiamavi con un altro nome, o al volo tenevi le stesse stat senza ritirarle, le cambiavi e facevi un'altra classe. Quindi era molto veloce.
Col tempo, è nato nel 74 GDR, quindi hai voglia, il gioco di ruolo si è logicamente evoluto ed è diventato più che un gioco di avventurieri, come è questo qua. In realtà noi lo stiamo giocando più in una maniera un pochettino più moderna. Ti facevi il personaggio proprio dettagliato nelle abilità, facevi background di 2-3 pagine, dei talenti, e quindi se ti moriva ti stava sulle balle. Era veramente un colpo al cuore quando moriva un personaggio. Ma anche adesso, anche adesso io cerco di non uccidervi, cioè io tiro i dadi per quello che sono, però magari, cioè proprio di, perché mi piacciono i personaggi, mi piace il rapporto che c'è stato. Se fosse stato una one shot vi avrei segato senza pensarci due volte, perché era il gioco, però è bello vedere la storia che va avanti. In tutto questo com'è la nostra condizione? Perché mi sa che qualcuno di noi è morto, però, no? Il momento del ricapitolone. Il ricapitolone. La morte è una condizione. Vedi che gli si dilatano gli occhi. Quando a Nicola si dilatano gli occhi, il ricapitolone. Eh sì, perché devo leggere, non vedo un cazzo, quindi metto... Ricapitolone o MD, a seconda. Perché scrivo e metto... Sei un coglione. E metto lo schermo gigantesco. Ho scritto tantissimo sto giro. Ecco. Fai scrivere. Sì, bravo. So scrivere. Grazie. Siamo pronti, ragazzi. Possiamo iniziare? Dai. Vai. Yes. Sessione 4, t'apparenza. Siamo già alla quarta sessione. Nelle sessioni precedenti. Previously on Drawings and Dragons. Dopo aver sconfitto il malvagio Albertus dentro il rifugio degli orchi, la sgangherata banda di avventurieri scappa attraverso un cunicolo segreto scoperto dall'astuto Sneaky, il ladro umano del gruppo che si crede elfo e disprezza gli umani. Giunti nella caverna dell'ogre Laido Brado, lo trovano intento a giocare a scacchi con Ezekiel Rudolf Humbert, un loro ex compagno dell'istituto per avventurieri feriti nello spirito ma non nella carne. Fallita ogni possibile avance della delicata Andrea, la gracile leggiadra nana del gruppo, per causa di una frecciata dell'impellicciato Sneaky, il combattimento ha inizio. Tra ghironde usate come armi dalla nana Trinket, hit cantate a squarciagola dall'elfo Stuffington e mazzate fendenti portato dal duo della morte Cran il Chierico e Ragno il Guerriero, l'elfo Rarada, l'unico ex sano di mente del gruppo, si avventa sul disarmato Ezekiel, reo di avere una parlantina non gradita dall'ormai folle elfo. Sconfitto il temibile orco e ogre e appianati i rapporti con Ezekiel, questi invita gli eroi al suo castello. Una volta giunti lì, si trovano circondati da una bruma acida e sono costretti ad entrare nella cupa di Mora. Immediatamente Ragno sfida un Mengen, una creatura magica di Jean-Louis Humbert, alla lotta, finendo con il cranio fracassato per terra. Non hanno neanche il tempo per piangere il loro compagno caduto, che immediatamente si ritrovano in quello che è un'incredibile sala dei banchetti, vestiti di tutto punto, profumati, e davanti a loro un ragno estremamente solare, Trinket e Stuffington separati, e Cren, l'unico avventuriero non cambiato d'aspetto e con il viso tirato. Sono tutti circondati da ogni lato da incredibili prelibatezze. Improvvisamente Bargol, il mago che ha ucciso la povera Alina, fa la sua entrata in campo come ospite d'onore della serata. Ma a proposito, che fine ha fatto la dolce Alina, il primo amore di Narada, spirata tra le sue braccia? È stata seppellita con tutti gli onori che spettano ad un'alta sacerdotessa del suo rango? No. Il suo cadavere è stato preservato per non decomporsi mai in mezzo a una distesa di fiori immortali? No. Le sue ceneri sono state sparse da Narada al calar del sole lungo la costa eroica, mentre tutta la natura intonava un triste canto in suo onore? No. Nessuno, ribadisco, nessuno avrebbe mai potuto immaginare il suo destino. Il corpo senza vita di Alina, infatti, è diventato una carriola d'orso strabordante di monete d'oro. Perché ricordate, l'avventura entra in una nuova fase solo se Alina fa da base. Bravo! 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 Io comunque mi sono immaginato tutto sto recap con la musica della signora in giallo, perché c'era Roberto che continuava a scrivere sulla tastiera. Con la sua Olivetti. Oggi quando lo leggevo sto vedendo talmente tanto Clone Wars, la serie animata, che la leggevo come l'intro delle puntate. Ah sì, è bellissima. Star Wars.
È bellissima l'intro. Dopo aver sconfitto il malvagio Albertus dentro il rifugio degli orchi, la sgangherata banda di avventurieri scappa attraverso un curriculo. No, detto no, questo è Star Wars, no, non ci sta. Detto ciò, ragazzi, l'ultima sessione è stata molto intensa. Adesso siete all'interno di quella che è un'enorme sala di banchetti. È meravigliosa, siete tutti quanti estremamente contenti, estremamente rilassati, estremamente... non pensate neanche a quello che avete vissuto. Il vostro compagno ragno è davanti a voi vestito in maniera molto elegante, che mangia, ha un'ottima dialettica, è felice, ride. Stuffington e Trinket non sono più in un unico corpo, sono separati, sono lì vicino a voi. Andrea, questa chioma meravigliosa, lunghissima, bionda. Narada, di che colore è il tuo occhio, quello sano? Bella domanda. No, nella scorsa sessione c'aveva due occhi verdi, hai detto. Verdi. Va bene, verde. Hai due occhi verdi, non hai più, non sei più orbo da un occhio. E soprattutto, l'unico che vedete un attimino incupito è Cren. Cren è lì che vi guarda. Guarda anche gli altri commensali, perché ci sono molti altri commensali assieme a voi. Tutti che si stanno nutrendo e gustando il cibo. Andrea, tu ci sei sfondata di cibo, proprio sfondata, hai ricevuto un sacco di bonus, sei l'unica pazza che ha voluto mangiare tutto subito. Per ora solo di cibo mi sono sfondata, sciabà. No, avevi bevuto anche il vino, scusami. Avevi no, sei ancora giovane. Cioè, mi sento fortunata. La cosa che mi fa più anche ragionare, avete visto Bargol davanti a voi, che comunque voi vi ricordate che avesse fatto del male ad Alina, anche se siete tranquilli, non sapete dove sia Alina in questo momento. E vedete che sta conversando amabilmente con Jean-Louis al centro della sala, questo tavolo un pochino su un palchetto sopraelevato. È pieno di servitori di ogni razza, ci sono nani, ci sono halfling, non ci sono elfi servitori, nani, halfling e umani, e anche creature un po' particolari, vi sembrano dei fauni, delle creature che è raro vedere. La musica è molto bella, le narici sono piene di questi profumi che provengono non solo dai piatti, ma anche dai profumi che emanano le persone, sono estremamente pulite, non vi ricordate neanche l'ultima volta che siete stati così, così puliti. Bargol stesso non è quel mago terribile che avevate visto, con questa tunica rossa e viola, che ha rubato la vita ad Alina, con l'odio negli occhi, sembra molto rilassato, sembra tranquillo, sembra pacifico. L'unico che vedete incupito, ma non ci fate caso perché siete così contenti, quindi cazzi suoi, è Cren. Cren è tipo in un angolo. Sì. Non tocca cibo. Che stai guardando? Cren. Io... Quello che tu vedi... Vai, dimmi. Non è questa scena. No. Quello che tu vedi è... I tuoi compagni, come in uno stato di estasi, perché ci sono Stuffington e Trinket che sono in un unico corpo. C'è Narada che ha la benda sull'occhio e sta parlando con, non sai neanche tu con chi. Sneaky si guarda intorno, sei tutto ingioiellato tu Sneaky, quindi tu ti stai guardando i gioielli e... Vedi Andrea che ha le cicatrici con questi capelli mezzi cresciuti, mezzi no, ma soprattutto la cosa che ti fa più impressione, perché vedi Ragno, a cui manca questa parte qua di testa, totalmente spappolata, è aperta come se non ci fosse, che parla e si ficca il cibo direttamente da dentro. Continua bene. Non ce l'ha più il cervello, non ha più il cervello. No, non ha più, è come se fosse lo zombie, però c'è lui è cosciente, cioè con gli altri voi è cosciente, voi non vedete questo, vede solo Cren. E poi vedi che c'è con voi, c'è sempre Ezekiel, Rudolf, seduto vicino esattamente come te lo ricordavi, solo che al posto di essere ha sempre questa pelle di procione con queste cornine, vedi che tutto il tavolo in realtà è pieno di cadaveri. Bene. E a capotavola, nel tavolo quello sul palchetto, c'è Bargol, incupito, che però sta cercando di parlare con un sorriso tirato, e sta parlando invece con quello che sembra essere un umano riccamente vestito che avevi avuto modo di vedere prima, Jean-Louis. Tutti i servitori che vedi sono dei Mugen, sono quelle creature magiche che avevano ucciso il personaggio di Ragno. Avevano ucciso Ragno nel combattimento e stanno servendo. Anche l'orchestra c'è, sta suonando,
però è piena di Mugen. Ma la cosa oscena è che tutta la sala in realtà è fatiscente, è piena di ragnatele, la tavola sembra quasi una tavola marcia, le ragnatele sono ovunque, l'odore di muffa e stantio è peggio di quello schifo che stanno mangiando i tuoi compagni, che non capisci se è poltiglia, se è un cibo marcio, putrido, l'odore ti fa venire proprio l'acido in bocca, ti viene la pelle d'oca, uno schifo, poi di tutti i tuoi compagni così felici, solari, che non stai capendo che cosa sta succedendo. Lo senti, però la cosa che ti colpisce anche a te, e non sai se ti rende felice o no, è che l'orchestra è composta solo da ghironde, ovviamente. È l'unica nota bella della serata. Okay. Vedi anche che dall'altra parte del tavolo in fondo, insieme a tutti questi cadaveri che ci sono come dei cadaveri che stanno mangiando, ci sono quattro cadaveri un pochettino meglio degli altri. C'è un personaggio come se fosse in armatura completa, con la come si chiama, ragazzi, la parte davanti della celata. La celata, grazie, alzata, con dei baffoni bianchi e abbastanza verdognolo in faccia, con delle frecce conficcate sull'armatura, quindi capisci che è stato ucciso, assieme a un altro umano un po' più paffuto vicino a lui, con un'accetta in testa, e un elfo magrissimo e un halfling femmina, tutti e due, uno attaccato all'altro, conficcati con una lancia, un po' come tipo se fossero Staffitore e Trinket, ma in realtà sono infilzati, sono tutti quanti morti, e anche loro stanno mangiando, sono gli unici zombie non morti, un pochettino più decenti rispetto agli altri. E ci sono invece Jean-Louis Humbert e Bargol, che parlano come se niente fosse. Bargol non tocca cibo, Jean-Louis invece si nutre proprio buonissimo, cioè mangiando con gusto queste ossa, questo liquame, questo schifo disgustoso, una roba, una erba allucinante che ha nel piatto. Ezechiele è seduto vicino a voi. Anche Ezechiele è felice, cioè lì che mangia, cioè contentissimo. Okay. Cioè sono tutti felici. Sono tutti contenti. Io la prima cosa che faccio è andare dai miei compagni, cercare di scuoterli, di dire: scusate, ma voi non vedete quello che vedo io? Cosa state facendo? C'è il ragno che sembra un vaso da fiori con le gambe. Scusami, Uren, chi è questo ragno? Continua a chiamarmi in questa maniera, ma il mio nome è Radolfo del Ragno. È come Ruttolomeo. Allora, che ragno sia un po' strano, quello sì, però non capisco che cosa intendi, cioè non mi sembra più brutto del solito, ecco. Ragazzi, non toccate niente, non toccate niente, fermi così, c'è qualcosa che non va, come fate a non vederlo? Non sarete mica veramente matti? Cioè, era una roba per scherzo, sì, siamo tutti matti, ma cioè, che cosa state facendo? Guarda, sì, il martini non era abbastanza secco, ma per il resto è tutto delizioso. Cos'è un martini, tra l'altro? Se non invece ha ragione, Gren, c'è qualcosa che non va. E guardando Gren faccio... È che qui qualcuno c'ha bisogno di una bella scovata. È vero o no? È vero o no? Allora, dai, allora noi chierici abbiamo fatto un giuramento? No, non mi permetto queste cose. Ragazzi... Tu. Alziamo i calici, facciamo un brindisi. Dai, a Cren, e che se ti faccia la Cren. Vai, Cren. Senti questa voce dietro, senti in sette, ma una mano si inserisce. Vedete che è Bargol? A Cren, a noi, benvenuti, come state? Da un po' che non ci vediamo. Troppo frizzanti, croccantissimi. Non parla così. Arbitro. Allora, ma se io metto una mano dove non vedo la testa di ragno, che succede? Se io passo una mano dove il ragno dovrebbe avere la testa, gli passi in mezzo, ma vedi che gli altri non se ne accorgono, e quando gli passi in mezzo senti che una mano appoggiata di Bargol sopra di te, sopra la tua spalla, ti stringe. Nicola, non ho capito una cosa, io ho il ricordo di Bargol, di chi è? Di Bargol, tu sai che è un mago, voi tutti quanti sapete che è un mago? Ma non so di averlo già incontrato. Ma voi sapete di averlo incontrato, ma non avete sentimenti ostili verso di lui. Ok. Palesemente è tutta un'illusione questa qua, come potete capire. Però tu, in teoria, non dovresti avere neanche la testa, ragno. Sì, chiaro. Anzi, scusami, Rodolfo del Ragno. Radolfo del Ragno. Radolfo è bellissimo. Radolfo del o dal ragno? Del. Radolfo del Ragno. È ragno o ragno?
Ma noi siamo ospiti di Jean-Louis, giusto? Voi siete ospiti, siete stati portati lì da Ezechiel, siete sì, ospiti di Jean-Louis. Ok. Jean-Louis fa il brillante con noi, cioè ci ha offerto Jean-Louis, qualcosa? Jean-Louis adesso è lì seduto che sta parlando con le persone, è pieno di persone bellissime, eh? Narada, c'è proprio la crème della crème. A me non resta che una cosa da fare, direi, a questo punto. Avvicinarmi con fare quasi come se stessi al gioco al quartetto di Ghironde, sì. Dire guarda, anch'io in passato ho suonato la Ghironda, posso suonare qualcosa anch'io, farmene dare una, convincere a darmi una Ghironda e sfasciarla sulla testa di ragno per dimostrare che c'è qualcosa che non va. Allora fammi un tiro in carisma che non ho un cazzo di carisma, quindi siamo messi bene. Allora. Dico, arbitro, quando lui si avvicina alle Ghironde, io mi rendo conto che ci stanno un sacco di Ghironde, c'è cioè come un guizzo, come un... Però poi mi 20. Fermo. Però devo farlo sotto. Esattamente. Porca madosca. Appena ti Ma scusami, ma cioè, se lui tira una, Sca, una io roba... Mi ma io mi butto a bloccarlo, cioè dire, oh... Innanzitutto, mentre stava cercando di farlo con lo charm adesso, stava cercando di suonare. C'è il vostro nuovo amico, c'è il vostro nuovo amico Bargol che vi sta parlando, lui si alza, va a prendere le Ghironde e poi non riesce, cioè, sta per fare anche un, ma proprio un accordo osceno. Chi di voi gliela vuole prendere al volo? Io ovviamente, scusa, ma che cos'è questa bestemmia che sta avvenendo? Rapido, tu ti alzi? Sei... Sono oltraggiato, sono. Basito? Preoccupato? Preoccupato, basito? Ma capisci. Quindi tu la prendi, inizi a suonare, la sala si ferma. Allora, la mia intenzione è impressionare Bargol, perché ho capito che lui è l'uomo che mi può rendere una Ghironda star. Cioè, io lo voglio come mio manager. Quindi mentre suono guardo lui, guardo molto intensamente Bargol. Amber Got Talent. Proprio che mi balla mentre succede sta cosa, però non... Barbara, Ma sa suonare Staffington? Allora, io sono sensibile all'arte dei musici. Cioè, per me è importantissimo, Narada, se lui sa suonare io... Tu sai suonare, Narada? Beh... Al militare dicevano, vabbè, no, lasciamo stare, siamo in... No. Tu sai suonare la Ghironda, Narada, a domanda risponde. No, la Ghironda non la so suonare. Che cosa sai suonare? Dai, il flauto. Il flauto. Lo sta una pezza a tutti. Traversata, lui ha schiacciato. No, il flauto traverso, però. Non Sì. Come deve demettere, demette. Traverso. Come ti senti meglio? Quando inizia a suonare Staffington, fissando Bargol, Narada, cioè, con la Ghironda, effettivamente la morte sua è il flauto traverso, Ovvio. E tu hai sempre con te un flauto traverso, perché lo senti, sei vestito elegantissimo, non sei più in armatura come eri prima, tiri fuori. E quindi la coppia di elfi, non voglio neanche sapere come vi chiamate in questo momento, però voglio che lo tu troviate un nome, inizia a suonare una canzone soave fissando Bargol. Kren, vedete perché Bargol vi sorride, annuisce, stringe sempre più forte la spalla, la tua spalla. Ti guarda, si avvicina, il tuo dio, con una voce totalmente diversa, ti parla ancora. Il mio dio mi parla sempre. E in questo momento mi sta dicendo una cosa ben precisa. Visto, è molto vicino a me. Sì. Gli do una testata sul naso. Gli dai una testata, lui non si sposta, lo prendi in pieno, cioè proprio, senti proprio il naso che si rompe. Chierico, in questo momento il nemico del mio nemico è mio amico. E senza di me, senza il mio appoggio per farvi partecipare al gagliardo
torneo degli Amber. Nessuno di noi potrà uscire di qua, ma soprattutto chi è morto rimarrà morto. Se invece ci tieni a vaso da fiori, quella Alina e a quel tuo compagno senza testa, forse è il caso che mi reggi il gioco. Poi non me ne frega niente di voi se morite, se restate qua. Io voglio solo andarmene da questo posto. Ma mi serve quello che ha già lui. E poi ci lascerei andare? Io me ne andrò. Voi potete fare quello che volete. Io non ho nulla contro di voi. E cosa dovremmo fare secondo te? Ogni volta che celebra questo banchetto coi morti, Jean-Louis e quei pazzi degli Amber organizzano il loro gagliardo torneo degli Amber, dove chiedono a delle persone di partecipare senza neanche sapere quali saranno le prove. Si trovano davanti alle prove, devono già aver trovato una persona e subire le prove. Questo naturalmente nel mondo magico degli Amber. Quindi non pensare al mondo come lo conosci tu. Sembrerebbero proprio dei giochi senza frontiere. Non so che cosa siano, ma io adesso andrò a parlare con Jean-Louis. Tu sorridi, non fare casini, accetta e prega, perché vi servirà veramente. Oh sì, prega anche tu, caro, che questa, da questa cosa ne usciamo tutti insieme, perché altrimenti non lo so, non lo so. È la minaccia soltanto... più debole che abbia mai sentito in mia famiglia. Anche io sono capace di farla tanto debole. Allora, scusate, sono emozionato, va bene? E poi sono comunque, un chierico. Diciamo, sono i gemelfi diversi. I gemelfi diversi. Sì. Poi ragazzi, diversi, perdonatemi, vorrei vedere voi a essere seri con i gemelfi che ti cantano alle spalle, perdonatemi. Dovete essere yours. Mi piace tantissimo. Dai, Narada, facciamo venire giù questo maniero. Ma quindi non ho capito che dobbiamo fare, che stiamo facendo? No, voi state continuando a sorare e adesso Bargol è andato a parlare a Kren, che lui è l'unico che vi vede esattamente come siete, cioè non essendo lui un chierico buono, vi vede esattamente come siete, cioè vedi che è tutto pieno di non morti, è un casino, uno schifo allucinante. Che cosa fai, Kren? A questo punto credo che l'unica soluzione sia stare al gioco con Bargol e seguirlo e vedere dove ci porta sta storia. Al cimitero ci porta. Di sicuro, però con delle musichette sotto fantastiche. Colonna sonora top. Abbiamo vedi che, il signore in giallo. Vedi che Bargol si alza, va verso Jean-Louis, gli parla, indica verso di voi. Jean-Louis applaude, è molto contento, ti alza il calice verso di voi. La serata procede tranquillamente. Arbitro, senti, io sono felicissimo, mi sento like a boss. Sì. Però comunque l'istinto non si può sopprimere, perciò io mi inculo l'argenteria. Tu non solo posate l'argenteria, puoi farlo in maniera sneaky oppure platealmente? No, platealmente, perché sono il boss, sono allora, pieno di gioielli, cioè non me ne frega niente. Questo è il mio, questo è il mio. Cioè, ma proprio c'è, cioè, anche quando vedi il vassoio, rovesci il vassoio, lo fai pulire, lo pulisci sulla faccia del tipo e te lo metti via. Esatto. Tanto che iniziano a portarti direttamente i set di argenteria. Te ripeto, te li metto in vicino e fa: oh, monsieur Sneaky, pour vous, pour la fourchette, le coltelle, le cucchiaio, pour le set, pour tutte le 250. Io prendo qualcosa, se non mi ci specchio bene, glielo ridò e dico: valla a pulire. Non mi ci specchio bene. Okay, sembra un umano, sembra un umano qua. Dove sono le mie orecchie a punta? Hai le orecchie a punta, eh? Ce l'hai le orecchie a punta. Ah, certo. Ok. Però sembra comunque un umano, ripuliscilo. Io invece nel frattempo mi sono avvicinata a Staffington, che appunto sta suonando la ghironda. Io le faccio segno di salire sul palco.
Io invece appunto mi adesso lì fisso la ghironda, la fisso veramente molto intensamente e con tono molto aggressivo dico proprio un bello strumento. Vero? Esatto. Tu senti che provi un po' la repulsione per la ghironda? Senti, Trinket, un po' di repulsione per la ghironda, non lo sai, è qualcosa che ti cresce dentro, ma no. Ti viene da battere il piede e seguire il ritmo. Sto divertendo un sacco, siete proprio bravi. Io sto suonando girando attorno a Staffington e Trinket, ovviamente come i Jethro Tull, presente, come saltellando così, perché mi sto divertendo tantissimo. Narada si sta divertendo come un pazzo, prendi Narada e ti vengono vicino. Io batto le mani felice. Brava, adesso! Brava! Io sto al bar a cercare di spiegare al barman come si fa un martini. Narada, mentre tu balli, ti vengono vicino due elfe bionde che si presentano come Sirk and Sirk. Interessante. E ballano assieme a te. Iniziano a ballare con te. E siete proprio felici. Cioè, è una bellissima atmosfera. Che schifo. Tranne per Cren, cioè tu sei... stai morendo dentro, ma stai facendo un buon viso. C'ho un'ansia vera. Stai facendo un viso a cattivo gioco. Dentro di te inizi a sentire come delle voci che non ti appartengono. È come un gruppo di persone che sta parlando, sta ridendo. Non riesci a capire bene cosa sono. È lontano, sono toni lontani. Non... è un po' quello che senti di solito quando senti il tuo dio che parla di tiri di dadi, di numeri più malus, ma non capisci bene che cosa sta succedendo. Ma che sono queste facce? Che è sta gente? Davanti a te, per un secondo, non capisci, sei seduta all'interno di una stanza bianca. Non hai mai visto una stanza del genere, cioè è stranissimo. Cioè, ti guardi... Non hai la tua armatura, non hai niente, ma la cosa più allucinante è che c'è come una specie di specchio magico davanti ai tuoi occhi, con dei bottoni, delle cose, e dentro ci sono sette persone che stanno parlando. Non capisci, tu ti vedi gesticolare, hai capisci specchiandoti che hai uno strano cappello in testa e ritorni indietro immediatamente. Un orribile cappello in testa. E ritorni in mezzo a queste persone, sei spaventatissimo. Sei immobile. In quello, i due elfi, i Believe in Yourself, mi finiscono di suonare, e venite accompagnati in una sala dove immediatamente vi trovate davanti Jean-Louis, per quanto fosse dietro di voi in maniera precedente, che ha un'enorme lavagna davanti a sé, così una lavagna veramente gigantesca, dove sono segnati un bel po' di nomi. Sopra la lavagna c'è scritto il Gagliardo Torneo degli Ambò. Scritto così? Il Gagliardo Torneo degli Ambò. Con l'accento, ok. Esatto. Gagliardo Torneo degli Ambò. C'è proprio... scritto proprio bene così. Meno si capisce, una cosa incredibile. Ti prende la mano davanti alla bocca. Bravissimo. Insomma, c'è la posta, cioè. Gagliardo Torneo degli Ambò. E tutte le persone sono in estasi. Quando vedete i vostri nomi sopra, non capite che cosa sta succedendo. Jean-Louis prende la parola. Voi vedete queste persone vestite in maniera meravigliosa, che ridono, che stanno dilettando tra di loro. E Jean-Louis che vi parla. Gentili ospiti, grazie mille per aver partecipato a questa bellissima scena assieme a noi. Spero che il cibo sia stato di vostro gradimento, la compagnia sia stata di vostro gradimento. Anche questa sera inizieremo i preparativi per il Gagliardo Torneo degli Ambor. Il Gagliardo Torneo degli Ambor, per chi non parla la nostra lingua. Ah, infatti non stava a capire, grazie. Continuava a fuggire, abbiamo quasi tutto. Ogni squadra dovrà decidere che prova, quale membro o quale membri affronteranno le prove. Le prove sono 4 e grazie a qualcun presente Monsieur Bargol saremo facilitati a entrare nel nostro piano magico degli Ambar. Detto ciò, adesso potete fare una notte di riposo e domattina il torneo avrà inizio.
Sì, ma che prove sono? Non ce l'hai detto. Ho appena detto ci sono le quattro prove. In che cosa consistono queste quattro prove? Ma mio gentile ospite, ma se ti dicessi quali sono le prove, tu saresti semplificato a scegliere le persone che partecipano, no? Direi, è quello che volevo. Scusami, c'è un premio bellissimo, un premio incredibile, un premio che capita forse solo una volta nella vita, e secondo te ti devo anche aiutare? Non so, vuoi sapere anche che premio è? No, voglio solo sapere quali sono le prove per capire... Guarda, sono gentile. Non ho mai partecipato a un torneo senza sapere giocassi. Ma perché hai partecipato a cose noiose? Invece guarda, mio giovane amico, ti dirò che le prove sono 1, 2, 3, 4. Giochi senza frontiere. 1, 2, 3. Ammazza. Il premio terza media lo vince. Cade soffitto, morite tutti, la campagna è finita. Grazie. Ciao ragazzi, ci vediamo alla terza stagione. Scherzi a parte. Serie? Natalia Baldur's Gate. sarebbe un grande titolo. Natalia Waterdeep. Tra parentesi, è veramente serio, cioè lui non capisce perché vuoi sapere quelle sono le prove. Cioè, lui ci ha già detto che ci sono quattro prove. Nicola, scusa, ma noi siamo ancora sotto l'effetto della magia, cioè siamo ancora felicissimi di tutto quanto. Abbiamo ripreso coscienza. No, adesso siete ancora contenti, cioè siete in un bellissimo dopo cena, siete pieni di cibo, cioè siete appagati. Ma riuscite a spiegare al barista come si fa un martini? Tira un dato. Perché spiegarlo quando puoi farlo tu, scusami. È vero, hai ragione. Tu ti metti fuori, fai il famoso cocktail martini, che è accettato, non infilzato. Inventi il cocktail martini. Un cocktail Radolfini. E vedete che c'è anche il vostro nome. Ma noi non siamo in basso nella classifica. No, siete tutti pari. Cioè ci sono varie squadre, c'è anche la vostra squadra lì con voi. Cioè sono i vostri nomi. A me di quello che è stato detto ovviamente va bene tutto, tranne il fatto di andare a dormire, cioè con sta musica, con sta compagnia, ma io voglio far parte di tutta la notte. Sono d'accordo Andrea. Quanto volete, ma soprattutto gamma per sempre. Soprattutto perché non sentite la stanchezza, siete euforici. Tranne me. Io voglio solo fare i The Gren. Lo prendo sotto il braccio e faccio annaccia le persone. Come fai a prendermi per la testa? Andrea lo prende? Lo prendo così sotto il braccio in una morsa. Cioè, tu vieni preso da Andrea, che la vedi, cioè, che ha tutta questa ciuffi di capelli, ha il sigaro spento in bocca, puzza come una capra, una roba non bella da vedere, che però è felicissima, ti fai trasportare, perché vedi che c'è Bargol che ti guarda e ti fa cenno, tipo... Cioè, quindi mi stai chiedendo di divertirmi in un ambiente sociale? Cioè, io facevo i giochi di ruolo per uscire dalla mia realtà. Fammi vedere le tue mosse, fammi vedere che mosse si fa, senti il ritmo, o senti come monta il ritmo, po. Mi lancio sopra di loro, sai tipo quando fai gol, tutti assieme... Posso fare un tiro per prenderlo, se no si ammazza. Siamo un po' di poco allora. Posso fare un tiro per scansarmi? No, veramente, mi piace l'idea. Iniziate a pogare come dei pazzi? Sì, certo. Chiaro. Pogate tutti come dei pazzi? Cren, tutti becchi, cioè, ultimamente, cioè, tu sei lì che non capisci, c'è questi qua che ti vengono addosso, ti fanno pure un po' schifo, zombie ovunque. Cioè, la storia della mia vita. Poi tu sei un chierico, cioè, capito, con tutti i stili morti, cioè, stai morendo dentro. Ah. Vieni preso in pieno da una delicatissima spallatina di Andrea, che ti fa volare per terra, sbatti la testa, riapri gli occhi, ti ritrovi in quella stanza di prima, dove senti delle voci, persone che parlano, che ridono, non capisci, c'hanno dei nomi sotto, vedi, c'è scritto uno, c'è scritto Daniele, un altro c'è scritto Dario, non capisci che cazzo sia sta roba qua, ma davanti a te tu non stai comandando quello che sta succedendo, vedi che c'è una persona che sta comandando il tuo corpo e capisci di essere tu che stai vedendo con gli occhi di questa persona, che si sofferma su quattro appunti. E leggi queste cose qua.
Il primo appunto recita: un sorriso amaro che zampetta è una cosa alquanto sospetta. Come trasformare un sorriso così amareggiato sicuramente in qualcosa di sguaiato e ancor meglio se bagnato. Il secondo appunto recita questo: sgusciano e sono viscide, stare con loro è assai difficile, perché anche se sono meravigliose, l'odore che emanano non è profumo di rose. Chissà dove sono e come le potrei appagare, ma ne sarei capace se non potrei camminare? Il terzo recita invece: ci sono fili del destino e fili del movimento, utilizzati con tale agilità da suscitare risate e godimento. Ma se al posto loro saprai catturare l'attenzione, sarà tutto per te il tripudio e la consacrazione. L'ultimo appunto è quello che ti sembra uno scioglilingua. E vedi che la vista ti si sta annebbiando e c'è scritto: io fungo, tu funghi e rifunge. Ci sono funghi che fingono fungendo, perché solo fungendo si può far fingere qualcosa in un altro modo. Dopodiché ritorni nel tuo corpo, apri gli occhi, non stai capendo un cazzo, hai si ritornelli in testa, non hai idea di che cosa significhino. Ragazzi, io appena lo vedo che riprende conoscenza, cerco un po' di ritirarlo. Dai, Gren, fate una risata. Pozze e mignotte tutta la notte. Pozze e mignotte tutta la notte. Andrea, ho visto l'arbitro. Ho visto l'arbitro, ragazzi. Ho visto l'arbitro. È vero, non sono matto. Non sono matto. Ve lo giuro. È quello che dicono i matti. Dai, cioè, visto un po'. Cioè, c'era un giro di Ghironda, c'era uno con scritto ragno che stava usando una pennina, non una spada. Che cazzo è? Quello che vedevi queste cose qua, appunto, c'è, cioè, su quello che sembrava dei fogli, non c'era una penna per scrivere, non hai idea di che cosa fosse. Cioè, non... L'unico uguale era Andrea, ragazzi, non capisco. Non capisco. E poi c'era questo tizio. Sta barba tutto curvo che ci scriveva le nostre vite. Scriveva le nostre vite, io ve lo giuro. Non è possibile. Io Kuren, dimmi, dove l'hai presa la roba buona, su? A questa festa? Infatti io faccio cenno al cameriere. Lo stesso che ha preso lui. Lo stesso. Doppio. Cioè, vedi, comincia a sbroccare. Tu capisci che non... I tuoi compagni sono ancora probabilmente ebri di questo potere, di questa magia, confidi del fatto che in questo, va detto, in questo piano magico degli Amber, gentilmente offerto dalla Bargola Entertainment, magari potranno riacquistare la ragione. L'unico che ti ha dato retta e che ti ha saputo, diciamo, che è conscio della situazione, è purtroppo il vostro acerrimo nemico. Quindi l'unica cosa che posso fare è andare da lui a riferirgli queste filastrocche. Puoi fare quello che vuoi, cioè, nel senso, veramente tutto quello che vuoi. Cosa vuoi fare? Anche lui sta amabilmente un pochettino danzando, cioè tiene tipo in mano quello che ti sembra un braccio e un mezzo scheletro. Sta facendo buon viso a cattivo gioco anche lui. Vado da lui e gli riferisco soltanto la prima filastrocca. Tanto per vedere come reagisce. Non tutte. Non ho idea di che cosa sia. Beh, mi è capitato solo una volta. Il problema è che devo purtroppo far finire questo gioco per potermene andare via. Solo alla fine del gioco si può uscire dal loro regno. E come puoi ben capire, neanch'io riesco a uscire da questo... maledetta bruma, quindi ho bisogno di andare in un altro regno, far finire sto gioco maledetto e poi poter scappare. Il problema qual è? Che se nessuno vince, fa giocare i membri della sua famiglia o i suoi assistenti, e io non posso permettermi di fare questi giochetti. Non ho tempo. Ricordati, quello che vedrai è estremamente strano. La soluzione più ovvia non è a volte quella corretta. Guarda, io sono d'accordo con te sullo strano. Qualche giorno fa avevamo un cadavere come carretto, quindi non lo so. Bargol, a proposito di cadavere come carretto,
se si perde a questo gioco si muore. Finora più se si vince a questo gioco si muore. Tutte le persone che vi hanno partecipato possono tornare in vita. Dovremmo far giocare anche la nostra cara Alina, infatti. Oh, non ti preoccupare, Alina sarà in gioco. E ti sorride. Cazzo c'è in testa, maledetto pezzo di merda? Vabbè, no. Questa è rivolta all'arbitro. Mio Fez. Maledetto. Visto che, Bargol, che se sta storia finisce male ti strappo i denti dal culo. Starà a te scegliere di prova in prova chi farà, chi dovrà partecipare alla prova. Scegli bene, scegli sano, ruola bene, ruola nano. No, scegli bene. Mi raccomando. Tu stai prendendo consigli da quello che era fino a il nostro pochi nemico attimi fa, mortale, esatto. Il nostro nemico mortale. Non vedi in lui uno sguardo che cerca di sfuggire a destra e a sinistra per mentirti, non vedi, cioè, ti sta fissando dito negli occhi, è estremamente serio. Beh, non c'è poco altro da dire, nel senso, a questo punto aspettiamo i passi a questi tizi qui che stanno a festeggiare tutto il tempo, Andrea, Trinket, Staffi, Donnarada, Snichi, tutti, aspettiamo gli passi perché domani si comincia. La serata è bella intensa. Voi ballate, bevete, ballate tutta la notte, siete estremamente, estremamente sereni. Io voglio provare Martini de Ragno. Anch'io. Radeolfo. Giusto. Il Martini di Radolfo, voglio andare proprio lì al banco... E gli faccio on. Il segreto di un buon Martini è che deve essere infilzato, mai colpito con un'ascia, mai accettato, infilzato, non accettato, e lo preparo. Radolfo, scusami, potresti descrivere il tuo PG adesso? Potrei farvelo vedere, ma comunque indossa un completo oscuro con un perfetto taglio che ne segna il corpo elegante, è un fare molto compito sotto una camicia bianca, i capelli sono portati di lato e in bocca a quello che sembra una sigaretta fatta molto particolarmente bene, e vi guarda e ci giudica, ovviamente. Certo. Voi bevete tutti quanti il drink di Radolfo. Radeolfo. Ma quante cazzo di volte c'è la vocale nuova in sto nome di merda? Ogni volta ne aggiunge una. C'è la dieresi, ignorante. Fra un po' diventa Radeonolfo, come tipo le schede grafiche. Radeolfo. Radeolfo. Radeolfo, voi bevete questo drink, siete ancora più contenti. Fatemi tutti quanti un tiro salvezza su cosa li facciamo tirare il tiro salvezza, Radeolfo? Intelligenza. No, non è il tiro salvezza su intelligenza, c'è veleno, pietrificazione, non so. Ah, scusami, pensavo che volevi farli diventare scemi. No. Morte. Bene. Bene, tirate. Io non ho avuto, tirate tutti quanti tiro salvezza su morte. Io non ho bevuto, non bevo un cazzo. Sopra. Tutti tiro salvezza su morte, ragazzi. Un di 20. Chiunque ha bevuto il Martini di Ragno? Chiunque ha bevuto il Martini di Ragno deve tirare un di 20 e fare più di numeri molto molto alti. Quindi sono cazzi. Quello di morte. E il primo tiro salvezza? Sotto! Bene, devi fare sopra. Sono andato sotto, invece. Non volevo neanche bere. Io non ho bevuto, sotto. Io non ho fatto un cazzo per tutto il tempo, non ho bevuto manco questo. Sì. No, io tiro per l'ebbrezza di tirà, voglio vedere se faccio uno. Ma io ho fatto 5. 5 sotto, poi chi c'è? Tutti sotto. Allora, una ha fatto 5, quanto hai fatto tu, Andrea? 3. E Narada? 6. Bene. Ragno? Beh, Ragno non sti cazzi, no, tu lo sai che tiri. Sneaky? 4. Benissimo. Comunque ringraziamo tutti Roberto che ha scelto morte. Huffington? Io sono straight edge, non ho bevuto. Ah, bravo.
scusa, ma quindi quando l'altra volta mi hai dato più 4 di risalvezza su pietrificazione vuol dire che sono 4 in meno? Esatto. Bravo. Grazie Riccardo. Grazie. Ren, tu vedi i tuoi amici che bevono e vedi proprio la loro anima che se ne va. No. La pelle e gli occhi diventano vitrei. No. Sono tutti quanti morti in questo momento. Sono tutti quanti dei non morti. Che bomba, cazzo, che botta! Mazzo, sto a volare, sto allora, che ne dite? Io prendo il bicchiere del martini. Uguali, ragazzi, voi vi sentite identici, uguali. Io prendo il bicchiere del martini, lo sbatto sul bancone a capa sotto e faccio un altro. Ne bevi un altro? Fammi un altro tiro salvezza contro morti. Più morte. Che morti. Dai. Così sei morto. Mortissimo. Diventa un demilich. No, stavolta sono andato sopra, ho fatto 13. Perfetto, niente, continui a bere. Continui a essere morto. La carrozza la guido io stasera. Poi continuate a bere, la serata va avanti. Vi ritirate nelle vostre stanze, esausti, cioè è come se fosse entrate nelle vostre stanze, uscite subito, cioè vivete in questo stadio onirico. Beh, non prima di aver deturpato i nomi degli altri partecipanti sulla lavagna, Sneaky the Boss e poi tutti gli altri nomi con qualche insulto. Ma e soprattutto ti aiutano gli altri servienti che ti hanno portato prima tutte le varie vettovaglie, le varie stoviglie molto molto importanti. Voi l'indomani siete di nuovo tutti quanti con altre vesti, estremamente eleganti, e vi trovate a fare una colazione incredibile, e nel mezzo c'è questo enorme portale, come creato dal nulla, che è come una enorme porta d'oro, alta all'incirca 6 metri d'altezza, larga 4, con quello che dentro sembra quasi un cerco psichedelico, dei colori psichedelici, esattamente come la psichedelia che sta girando all'interno. La festa continua. Mi avvicino e tocco, Tu tocco, senti che uno può entrare dall'altra parte. Io mi ci butto, ragazzi. Chi è che viene con me? Andiamo, dai, cioè, bellissimo. Guarda cosa sia per. Che sono così impazienti di partecipare. C'è un dopo sbronza, non so. Tu anche hai un dopo sbronza pazzesco. Tutti quanti siete state proprio di merda, tranne Staffington, che è straight edge. Attraversate. Siamo ancora sani? Siete sani, siete come eravate ieri. Sanissimi. Ma appoggia Staffington. Attraversate il portale. Deve portare lui. Crai, tu ti guardi in giro. Nell'esatto momento in cui attraversate il portale, arrivate dall'altra parte, i vostri occhi non credono a ciò che vedono. Siete in quello che è, come vi aveva raccontato Ezekiel, nel parco privato della villa interno. Ma è stato come entrare in un mondo a sé stante. Considerate che tutti i colori sono sfasati. Gli alberi sono altissimi. Quando intendo altissimi, sono alte forse 300-400 metri. Sono fucsia, coi tronchi viola e sono quasi gommosi. L'erba si muove tutta in giro e parla in continuazione. Ma che cazzo? Il cielo è giallo, il cielo è totalmente giallo, con le nuvole verdognole che si muovono. Ma siamo la cosa più girante sono le creature che vivono in questo posto. Ci sono dei fauni, ci sono degli esseri senzienti che stanno parlando tra di loro. È incredibile. E vedete che ci sono 4 zone tutto intorno a quello che è nel mezzo, è questo lago dall'acqua arancione. Man mano entrano anche tutti gli altri ospiti, ognuno fa parte di una squadra. Scusatemi, ogni gruppetto fa parte di una squadra. Ci sono in totale di 5 squadre. Dopodiché, lui con tutti i Magen, Jean-Louis, entra, anche con Ezekiel alla sua parte, viene accompagnato, viene accompagnato su questo trono e vestito in maniera molto elegante, ma dai colori sgargiantissimi. Proprio ha questo panciotto color lavanda, ha una camicia color verde acido, ha un completo arancione, una cozzaglia incredibile di colori, ma in questo contesto è molto armonioso. Voi ci mettete un attimo a capire cosa sta succedendo. Gli odori che sentite
non li avete mai riconosciuti. È come se voi poteste annusare perfettamente l'odore del color arancione. E quello che sentite in bocca è sicuramente il gusto della musica. Proprio lo riconoscete perfettamente. L'ho passata qualche serata così. Ecco. Tutta l'università. Chissà, ricorda. Siete in un mondo che non... capite che è intriso di magia. Magico. Vedete che vicino a Jean-Louis così vestito c'è anche Bargol, e in questo momento lo vedete che è tutto vestito ciancicato, sporco, esattamente come lo vi ricordavate. Vi guardate e capite di essere nei vostri corpi, ma i vostri corpi sono estremamente freddi. Non provate nulla adesso a livello di tatto. Ogni tanto provate delle sensazioni, ovviamente sono solo ricordi della vostra vita. E vi si gela il sangue, anche se ormai non è più caldo nelle vene, quando vedete Ragno che si gira verso di voi, a cui manca esattamente mezza testa. E a differenza, no! A differenza del solito Ragno... Io ve l'avevo detto. Non è incurvato sempre col suo ghigno, ma anzi è impettito, si guarda in giro. Che cosa avete io da guardare? Continua a mantenere lo smoking. Io non vedo niente perché mi sto limonando un albero. Snooki, è il più bel bacio della tua vita. Io l'ho scelto a caso quest'albero. Ma poi quest'albero qua, vedi che ti... Tu sei adesso Snooki, non sei più elegantissimo e tutto quanto, sei Snooki... Molto. Elegantissimo comunque. Sei dead Snooki. E soprattutto quest'albero qua, vedi che dal nulla tira fuori delle monete d'oro e te le mette nelle tasche. Sì, sono la tua puttana, esatto. Sghiandami. Tu non ci devi dare pure. Scusate, l'albero mi paga per limonarmi. In quello senti una voce? Senti una voce dietro di te, fa... Ma scusi, buon uomo, ma se desidera un bacio, perché non bacio a me? Sì, mi giro. Ti giro? Vedi quella che è un'enorme bocca, un sorriso gigante con queste labbra rosse ciccione gigantesche, due occhi appoggiati sopra e due gambette tipo alte non più di un metro. E questa bocca grande, eh? Questo è Gabo che ti la figura di Jessica Rabbit, ma è più o meno sexy dell'albero? È duro essere sexy come l'albero. Io sono un sorriso amaro. No, mi ha messo tristezza, mi rimono l'albero. Quindi quel sorriso amaro se ne va via. Da quello, da altri due alberi, escono altri due sorrisi amari che si avvicinano a quella che è la prima cupola. Signori, è arrivato il momento di far partire il Gagliardo Torneo degli Omori. Il Gagliardo Torneo degli Omori. La prima prova è quella dei sorrisi amari. Chi sono i partecipanti per le singole squadre? Io no. No, è pure Cecilia. Decide che vengono. Allora, vi ricordo che per i sorrisi amari vanno trasformati i sorrisi amari sicuramente in qualcosa di sguaiato, ancor meglio se bagnato. Allora, mi sembra giusto perché sono stato molto stronzo. Ci pensa Snighi. Un sorriso amaro che zampetta è una cosa alquanto sospetta. Esatto. Come trasformare un sorriso amaro? Scusatemi, come trasformare un sorriso così amareggiato sicuramente in qualcosa di sguaiato e ancor meglio se bagnato. Ragazzi, mi raccomando, cioè dobbiamo agire comunque come una squadra. Dobbiamo far vedere a questi stronzi interdimensionali come si lavora all'assessorato. Voi non avete idea di dove cazzo siete finiti, avete un postumo allucinante, ma soprattutto, cazzo, vi siete resi conto di aver esagerato ieri sera perché non siete in postumo, siete cazzo morti. Cioè, io capisco party hard, YOLO e come all'università proprio. Siete morti. Essere morti è un postumo. Io cercando di rinfrescarmi un po', vado nella arancione e mi picchietto un po' tipo dietro le orecchie con l'acqua arancione. Narada, tu hai un buco nell'occhio adesso.
Hai un buco. Occhio a Sneaky. Sei quasi più interessante dell'albero. Esatto, c'ho l'orbita vuota. È l'orbita vuota. No, ragazzi, non ditemi arbitro, così. Scusa. Sneaky, certo. scusami Daniele, tu purtroppo, grazie a Dio, non hai sentito che cosa ha detto Sneaky. Cosa ha detto Sneaky? Tu, mentre ti accorgi che non hai l'occhio e ti tocchi, Sneaky ti si avvicina, ti guarda. E che cosa dici? Sei quasi più sexy dell'albero. È tempo di carestia. No. No, ragazzi. Allora, beh, interpreto immediatamente questo come a un'allusione sessuale nei confronti dell'orifizio che si presenta di fronte a lui. Mi piace perché lo interpreti. E quindi, era stato così sottile Sneaky, che sai che non l'avevo capito. Gli tiro una cartella, gli tiro un pugno, non mi interessa, gli tiro un pugno a Sneaky. Sneaky torna indietro. Sneaky torna indietro e poi dico, ma cazzo, ho perso, sto cercando attorno a me, sto guardando che cosa ho perso. L'oggetto che mi manca. Per terra e c'è l'erba che ti guarda e fa parla come il delfino nello Sbarione degli Anelli. Prendo un attimo una rada, prendo una rada, così faccio una rada, rivolto occhio, sì, ok. Sì. Perfetto, ok. Allora c'è da vincere queste prove. Adesso non è il momento per piangere sull'occhio versato. Adesso è il momento di far diventare squadra, ok? Va bene? Basta. Vado in paranoia totale e mi chiudo in me stesso perché mi mostro con questo difetto che comunque non volevo far vedere, non volevo far trapelare, visto che avevo una benda apposta. E quindi rimango veramente male e mi isolo dietro l'albero che stava prima era l'albero importunato da Sneaky, mi fa un attimo da rifugio, capito, per mettermi dietro l'albero. Denuncia Sneaky, mi tu. L'albero ti guarda. Scusa, un'ultima cosa, ma noi siamo nello stesso corpo oppure ancora siete nello stesso corpo? Siete tutti e due nello stesso corpo? Okay. Sai però, Stuffington, non c'è Trinket fuori, c'è Stuffington fuori, e tu ti senti, la senti molto debole Trinket, capisci che deve essere successo qualcosa? Oh no! Perché è morta dentro di te. Ah, che schifo! È la morte nel cuore. No. Alcune squadre iniziano a portare in quello che è il primo gazebino. Considerate che c'è questo enorme parco con in mezzo un lago. Considerate che è una villa privata, quindi non è gigantesco, però è un parco di svariati acri. Con questo lago privato è lago arancione nel mezzo. L'erba si sta muovendo, l'erba è tutta azzurra, bel turchese, un bellissimo colore. Questo cielo giallo, proprio meraviglioso, quest'aria che sta proprio a questo sapore di lilla e si bemolle, cioè incredibile. E quando vengono portate le varie persone, i vari membri delle altre squadre, vedete che questi tre sorrisi amari si iniziano a sgranchire le gambe, tutte e tre si sdraiano e vedi che fanno dei movimenti come se fossero questi con le gambe, messi così. Dabbano. Esatto, è un po' bravissimo, come se stessero dabbando con le gambe. Qual è la tua scelta, Messer Crane? Io ho visto l'arbitro. Io ho visto l'arbitro e l'arbitro mi ha detto delle cose, mi ha detto che dobbiamo trasformare un sorriso così amareggiato in qualcosa di sguaiato, ancor meglio se bagnato. Sul bagnato puoi sempre contare su di me. E infatti volevo scegliere proprio te, Andrea. Il tuo carisma, secondo me, ci potrebbe aiutare in questo caso. Grazie, caro Cren. Sarà un po' come se gli avessero tirato uno sciacquone nelle mutande. Esatto. Lo sapevo, di aver scelto la persona giusta. Vai. Andrea viene scelta. Puoi scegliere anche di più, se vuoi. Comunque adesso in queste prove qua Andrea viene scelta. Andrea, tu ti avvicini, sei conscio del tuo carisma, sei proprio conscio, 15. Ti avvicini, quando vedi che a distanza vengono posizionati dei bersagli,
dei bersagli per tiro con l'arco, le bocche si mettono in verticale, quindi non sono più bocche così, si mettono così, tendono uno dei propri labbri, viene messa una freccia, mollano il piede con cui si tirano il labbro e vedi che letteralmente fanno, disintegrano il bersaglio. La prima prova è una gara di tiro con l'arco. Mannaggia. Vogliamo fare la pausa qui? Oppure... Facciamo una pausa. Ricordatevi le parole. C'è una, ci sono svariate soluzioni per ogni tranello. Il tranello vi può spiegare come superare la pausa. Dovete vincere contro i sorrisi. Secondo me li puoi affascinare. Io un'idea ce l'ho, mo vediamo. Provo a farli ridere mentre tendono per fargli mancare il bersaglio. Adesso bravo. C'è la pausa. Allora ragazzi, sono le 22:31, come sempre 10 minuti di pausa, io adesso faccio pipì e torno. Se volete, avete qualche domanda in più, possiamo anche allungare un pochettino la pausa e poi ricominciamo con il Gaiaudo Tonotomba. Io voglio dire due cose alla community tutta. La prima è che qualche matto ha creato veramente la pagina Instagram Le Bimbe di Andrea. Io vi ringrazio. E la seconda era per... visto che alla prima puntata, alla pausa, avevamo fatto la sessione della posta di Andrea, un illustratore e fumettista bravissimo, nonché Pucci Pucci del mio cuore, chiamato Freddy Tanto, ha fatto ufficialmente il logo della posta di Andrea tra le varie bellissime fan art che ci avete mandato e che posteremo. Sì, sì, sì. Lo faccio anche vedere, guarda, dammi un attimo solo che te lo faccio. Beh, non mi pare il caso, cioè, comunque, ciao, vabbè, sono... Ma comunque appunto non se avete muovo. Delle domande lo fai vedere tu, lo faccio vedere, mandatecele sulla pagina e così nella prossima pausa della prossima sessione Andrea risponderà alle domande della posta. Cioè, adesso però va al bagno. Anch'io. Abbiamo anche il disegno di ragno, adesso lo facciamo vedere. Io non lo vedo, devo mettere qua. Lo sciacquone delle mutande, il titolo Dario Faride. Io ne ho segnati vari di titoli. Due sono citazioni di Sneaky. Le spinacine sono sicuramente meglio in padella, secondo me. Ma le fanno ancora le spinacine? Pensavo che le avevano ritirate. Oh, sì, che le fanno ancora. Con i potenti mezzi, adesso facciamo vedere anche il disegno di Ryan. Le spinacine, non so quelle ciambelle di verdure della Findus. No, sono le cotolette. Sembrano dei cordon bleu, però dentro c'è appunto spinaci. Ah, spinaci. Okay. Comunque questo è il nuovo ragno. Questo è il nuovo ragno, esatto. Da qualche parte ho anche la posta di Andrea, no. Adesso la vado a recuperare. Sì, sta sulla chat, sta. Sì, 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 sì. Radeolfo ti mette le ali. Radeolfo. Sì, io l'ho letta pure prima. C'è questo rumore del mare. Cazzo. Ah, no, quello è il treno che sta sotto casa di Nicola. Invece sì, sono... il battere sulla tessera è Riccardo. L'Olivetti. È che siamo andati tutti in fissa con le tastiere meccaniche a un certo punto della nostra vita da studio. Sono belle. Sono troppo belle. Sì, calcola che io scrivo a notte fonda, è un piacere. Ah, perfetto. sì, Titanomachia, è che non hanno aggiornato la mia scheda. So. Sì, siamo... Sono assolutamente dei pigri. Me la so assolutamente... No, io mi sono proprio perso la cosa dell'aumento delle... Quando ho mangiato, mi è salita la forza a 18 e è scesa l'intelligenza a 10, che non mi ha portato alcuna differenza. Ma in fondo no. Ma che bello il disegno. È vero, è vero. Il disegno è bellissimo. Bravo, Freddy.
The Gobbies purtroppo ancora non c'è, quindi risponderà appena possibile. Comincio a rispondergli io. Vai. Fino a questo momento i punti esperienza li ha dati esattamente come da manuale, come il vecchio gioco, quindi per i mostri ammazzati e per le monete d'oro prese in maniera equa divisi su tutto il party. Vado al bagno anch'io. Devo pure io le bimbe di Andrea. Ci capisco un cazzo con queste filastrocche maledette. Com'era la filastrocca? Ah sì, ok. Un sorriso amaro che zampetta è una cosa alquanto sospetta. Come trasformare un sorriso così amareggiato? Sicuramente in qualcosa di sguaiato e ancora meglio se bagnato. Vabbè, cioè, speriamo che l'idea mia funzioni. No, Usbdor, se te le rubano non perdi XP. Era un vecchio sistema di Dungeons and Dragons, che era un gioco tutto basato sul loot sostanzialmente, quindi le monete rappresentavano il fatto che crescevi, c'avevi, erano una rappresentazione degli XP fisica. E Madentis dice: attualmente Staffington contiene Trinket Mort ed è diventata una bara. Sì, tecnicamente adesso abbiamo una bara elfica. Sì. E hanno fatto pure l'hashtag Fadabara. Fadabara fa molto ridere. Fadabara è buono. Siete disgustosi. Anche tu. Intanto ti sei perso due disegni notevoli. Andrea, fa un sorriso per le bimbe. Aspetta, vediamo i disegni notevoli. Sì, notevolmente disgustosi. No, vabbè, top. Accettato. Andrea, ti chiedono un sorriso per loro bimbe. Ma scusa, quando ridevamo assieme ieri come due momenti tramite vocali. Ma non mi sto bene perché sennò divento autocosciente, capito? Ah. Mi butto, scusate ragazzi, che ho l'allergia. Ciao care bimbe. Comunque secondo me sì. Se gli facevi una citazione, aspetta che avevano scritto. Non mi ricordo. Mi piacciono i piani ben riusciti. Ah sì, però aspirando col sigaro. Cioè dovrei avere il sigaro, l'ho finito. Alla prossima puntata. Bravo. Invece sì, un commento su Brancalonia, Nicola. Brancalonia è un successo italiano indiscusso, fatto più di 180.000 euro, 190.000. 190 ha fatto. È un gran progetto. Basato su tutti i racconti zappa e spada hai scritto anche tu, Robby, dentro. Anche Lorenzo, ma peraltro siamo anche autori del manuale. No, immaginavo, mi ricordo che me ne aveva parlato Mauro tanti anni fa, io non avevo neanche soldi per fare un gioco di ruolo, purtroppo ho dovuto dropparlo, ed è bello come l'eccellenza italiana, anche l'ha fatto l'Acheron, che è una grandissima azienda, specialmente se vi piace il game, loro sono il top, è stra divertente, è stra cacciarone, cioè nel senso è giocare... perché sei tu lo re giocare le origini nostre italiane, quindi se a uno piace. Poi il fantasy, lo spaghetti fantasy, siccome è la cosa più bella di tutta Brancalonia, ragazzi, è il termine spaghetti fantasy. Per me è meraviglioso. È meraviglioso e rosico. C'è stata grande rosico polemica veramente sul termine spaghetti fantasy. Poi ragazzi, ha fatto veramente un risultato della Madonna. È andato molto bene anche all'estero. L'idea è che la scuola italiana del GDR ricaresce e ripompa a manetta. Dai, dei tempi dei Catacumbas. Esatto, l'ex arcana. Il vecchio manuale di Catacumbas. E l'ho ritirato fuori pure io, che secondo me sono meglio dell'ultima versione ambientata in Savage Worlds, ma perché io ho del sistema di Savage Worlds. Lì, ma guarda, c'è nel senso, Savage Worlds in realtà è un sistema ibrido molto bello, uscita adesso la nuova edizione, indipendente, no, ibrido. Alla fine, Robby, sai come la penso io? A me piace giocare di ruolo. Cioè, si dice che GDR è come il sesso, cioè è come i porno, scusami. Se pensi a qualcosa, c'è. Ho sul comodino il GDR delle Maid, dove il master fa il signorino e i giocatori, solo se sono maschi, fanno le Maid giapponesi. Mi piace. No. Ho il gioco di ruolo che si chiama Princess and Dinosaurs, dove giochi principesse e dinosauro. Questo mi piace. Voglio fare il dinosauro. Sono qua fuori, cioè. No, principesse e dinosauro, Denise, non solo dinosauri. Qua c'è un gioco di ruolo, un supplemento di un gioco di ruolo che si chiama Le vagine sono magiche. Cioè... e c'è però anche la controparte Eldritch Cock. Eldritch Cock? C'è anche Eldritch Cock, cioè quindi...
veramente c'è qualsiasi cosa, cioè non... gioco di ruolo è bello per quello, infatti chiunque voglia iniziare, ecco, ne approfitto, facciamo un momento. Dai. Se qualcuno vuole iniziare a giocare di ruolo, 90% se non di più inizia con D&D perché è il più famoso, è quello che ha quasi tutto il mercato, ed è il più giocato ed è quello su cui anche vengono fatti gli investimenti più grandi. D&D è fantasy, se a una persona il fantasy non piace, non gli piace assolutamente, vedete che cosa vi piace, vi piacciono i gialli, vi piace il thriller, vi piace l'horror, vi piace il cyberpunk, vi piace lo sci-fi, vi piace lo storico, vi piace il realistico, c'è un gioco di ruolo per qualsiasi di queste cose qua, quindi iniziate a giocare a qualcosa che vi piace, perché se iniziate a giocare a qualcosa che non vi piace, non continuate più. Il gioco di ruolo c'è qualsiasi cosa, veramente qualsiasi cosa, e una volta non si può sbagliare, perché una volta che impari a giocare di ruolo, semplicemente interpreti. Il primo PG sarà te stesso, quasi tutti i primi PG che fanno sono se stessi, poi invece pian piano inizi a giocare quello che non sei tu, perché la cosa bella appunto è mettersi nei panni di qualcun altro. Quindi giocate a qualsiasi cosa e chiedete, ci sono un sacco di siti dove cercare giocatori, c'è GDR Players, c'è Find a Players, ci sono un sacco di app, ci sono gruppi, quindi scrivete, voglio iniziare a giocare di ruolo, cosa posso fare? Siamo una community composta al 99% da belle persone, quindi non abbiate paura, buttatevi, giocate, fate demo. Adesso in questo periodo di pandemia ci sono un sacco di sessioni su tutti i Discord, tutti gli editori ce le hanno, tutte le associazioni ce le hanno. Andate nei negozi, chiedete nei negozi, hanno riaperto i negozi, non comprate più online, andate a comprare nei negozi, ragazzi, cioè mi raccomando, supportate i vostri negozi. Comunque mi hai convinto, Nicola, mi hai convinto, cioè andrei subito a comprare tutto, vai, quello vai, che hai vai. Detto. Ci sono due domande interessanti. Tutte le persone che giocano di ruolo sono delle belle persone e noi siamo nell'1%. Ah, sì, sì. Sì, sì, sì. Ci sono Senti, Nicola, ma anche voi fate le partite su Discord anche nel The Games? Sì, noi le facciamo sempre, tutti i giorni. Abbiamo delle collaborazioni con delle associazioni che fanno le sessioni sul nostro Discord. Ci sono un sacco di gruppi caserecci che fanno la sessione, han portato la sessione sul nostro Discord. Logicamente le facciamo dei nostri giochi, quindi ragazzi vi consiglio, se giocate, volete giocare a D&D, cercate o associazioni, ce ne sono tantissime, o sui Discord dell'Adventurers League. Se cercate il richiamo di Cthulhu, vi dico i quattro grossi, quelli che giocano tutti quanti, invece è edito da Raven, anche lì ci sono tante associazioni che lo fanno, non so se Raven ha o meno il proprio Discord. Se cercate Vampiri e Cyberpunk, che sto parlando dei grandi quattro, li facciamo noi. Per tutti invece anche i nuovi... Cosa? Anche Warhammer fate voi? Sì, sì, noi facciamo una marea, facciamo da Warhammer a Vampiri, a Seven Sea, Ma Little Pony, Avventure in Atela di Mezzo, The Witcher, Old School Essential, Labyrinth, qualsiasi cosa. Tra l'altro noi qui abbiamo un grande fan di My Little Pony, del GDR. Ma l'hanno visto. Sì, sì, sì. Ci sono due domande che mi fanno, tra l'altro, in chat. Una domanda è sempre per te. Devi fare la variant edition, devi fare la cover variant. Dice, ma Ose in italiano lo fai anche con i manualetti divisi? Guarda, vi dico la risposta vera, stiamo aspettando i preventivi, ragazzi, non lo sappiamo, cioè non sappiamo quanto costa, finché non sappiamo quanto costa stampare, noi sappiamo quanto costa stampare il manuale unico, ci spiacerebbe molto fare i manualetti, però dobbiamo vedere come va il prodotto, dobbiamo vedere quanto ci costa, perché senza Pierre, senza niente, noi vorremmo fare degli eventi che si chiamerà Back to Old School, quando i ragazzi torneranno a scuola a settembre, fare un evento nazionale, quindi negozi, associazioni, e tutte le avventurine, puoi fare una fanzine da distribuire gratuitamente. Poi c'è una domanda frizzantina che dice, De Gobbi, sono domanda un po' così, ma tanto anche la live degenerata, ma se il ruolo viene prima delle regole, chi me lo fa fare di comprare i manuali? Nicola. Ma devi capire una base, se tu giochi un gioco, oltre al tema, ti piace anche il sistema che ha, ad esempio, Ose, come vedete, è molto simile a D&D, cioè, anzi, molto simile, cazzo, il percorso di D&D, lanci il D20, cioè è un gioco che è tutto basato sui dadi, se uno ruola molto bene, poi lancia un dado, e se il master non dice non tirare, però se tu fai tirare il dado, se fai uno, è uno, cioè una volta che il dado è lanciato, basta, non ci sono cazzi, cioè è uno. Se invece tu scegli un gioco più narrativo, c'è la regola che ti dice non puoi volare, cioè se uno adesso dice io voglio volare, voglio andarmene sulla luna, nessun gioco di ruolo, quasi nessun gioco di ruolo lo puoi fare. Se il tipo si inventa una figata, scopri che ha un'azienda, fa guarda master, io ho un'azienda di famiglia che fa unicorni volanti, gli addestro per 3 anni a trainare un'arca spaziale, affanculo, ci metti veramente magari 7 mesi di gioco e me lo fai fare, perché no?
Poi magari ti farei la quest sulla luna, ci sarà un dungeon sulla luna, cioè la cosa bella è questa. Queste sessioni qua che sto facendo adesso io, cioè io di volta in volta vedo che cosa fanno sti pazzi schizzati e scrivo, perché se perdessi tempo a scrivere una trama lineare, cioè ciao, la prima volta che dovevo andare da una parte sono andati dall'altra, ho cercato di fare, dovete andare dai coboldi, andiamo dagli orchi. Vabbè, andate a cagare tutti qua. Cioè, aggiungo una cosa per rispondere alla domanda, perché la domanda poi effettivamente è pertinente, no? E in effetti, mo dirò una cosa che a Nicola non conviene come azienda, però è così, non è che tutti i giocatori devono comprare il regolamento, i giocatori di solito finiscono a comprarsi il regolamento perché si appassionano al gioco e quindi vogliono conoscerlo meglio, ma tu le prime partite scarichi le schede per i giocatori, il master c'ha il regolamento e quindi ti tiene il gioco e lo fa funzionare, lo spiega via via, poi vedrai che i giocatori il regolamento se lo compreranno comunque. Io dico di qualcosa di più. Quando noi abbiamo iniziato a mettere i PDF dentro i prodotti, quindi tu prendi il PDF e dentro il prodotto, io mi ero incazzato con Marchino e ho detto, mica Marchino, però sta roba qua, cioè, piratano tutto, buttano tutto quanto online. È una cosa che invece non è successa, perché per noi è un piacere se il master, quasi sempre è il master che compra tutto e di più, è il collezionista folle, compra, e poi è logico che il tuo PDF, il PDF che ha il master, lo passa ai giocatori per studiatevi le regole, studiatevi il personaggio. Se poi è un gioco che dura tanto, quindi non che fanno una one shot, ma che si fanno una campagna di un anno e mezzo, e gli piace, è normale che magari uno in più del gruppo dice, ragazzi, a me piace così tanto sto gioco che me lo voglio comprare perché voglio masterizzare io. Ma poi se c'è una cosa bella sono i manuali, voglio dire, i PDF si può fare tutto, ma il manuale in PDF è giusto per praticità. Ma guarda, è una questione proprio, io sono vecchio, quindi mi piace avere il manuale cartaceo, mi metto nel letto e lo sfoglio, però visto che viaggio come un pazzo, avere tutto su Drive è comodissimo. È comodo, quando esempio con voi sto giocando, io scrivo, non so, mi invento, non mi ricordo le stat di un mostro, scrivo le stat nel PDF mi viene fuori, perché poi facciamo tutto indicizzato. Quindi è quello che dicono, non bisogna comprare il manuale, ragazzi, cioè, prima di spendere soldi in un manuale, provate il gioco, dovete provare il gioco. I giochi di ruolo sono i rari casi in cui c'è il quick start subito, spesso ti viene proprio dato per giocarci. Esatto, cioè, devi provare con quello, cioè, li prendi, provi il quick start, fai un investimento che sei tutto il tanto il gruppo, costa, non so, 29 euro, siete in 6, sono 5 euro a testa, ragazzi, cioè... 5 euro li spendi, sono molto giocattolosi, sono belli, duri quelle 4 sessioni, cazzo, hai giocato 4 sere spendendo 5 euro, bevendoti le birre con gli amici, mangiando schifezze, ridendo, scherzando, perché così è il GDR, purtroppo adesso non abbiamo la fisicità di stare intorno a un tavolo, ma quando noi giochiamo intorno a un tavolo siamo 18 volte più cazzoni, ci divertiamo 18 volte di più. Adesso c'è questo schermo, però è bello lo stesso giocare. Vedi, alcuni miei giocatori hanno comprato il manuale del giocatore, e ci sta, cioè nel senso è giusto. Certo, pure che ne so, su D&D ne ha fatto un business fenomenale, no? Fai il guerriero, ti piace fare i guerrieri, ti compri il manuale che approfondisce l'aspetto del guerriero o delle altre classi. Voglio dire, l'hanno portato fino all'estremo quel meccanismo. No, sì, ma quello lì era stato portato all'estremo con milioni e milioni di manuali, invece adesso è una cosa già più normale. Sì, io per esempio a Cyberpunk mi divertivo come un matto con i manuali, con i Chrome. Quelle aggiuntive che davano tutte le armi, i Chromebook, i deck, sì. Le armi e compagnia bella. Che bello. Quasi non so. Un'ira di Dio di roba. Detto ciò, ragazzi, basta momento chiacchiere. È arrivato il momento torneo. Me la voglio Andrea. Proprio godere questa. Allora, Cren, tu puoi accompagnare Andrea e volendo puoi consigliarla. Allora. Sei l'allenatore. Sì, infatti, cioè io mi metto tipo all'angolo di Andrea, gli massaggio la schiena, però senza essere a me piace. Che Andrea si sa che gli basta poco. Faccio, Andrea, mi raccomando. Dai. Cioè, mettici tutto il tuo fascino. Dai, tesoro! Cioè, grazie a voi. Sbarellare. Allora, Andrea. Sì. Tirano prima i membri delle altre 4 squadre, facendo un risultato abbastanza decente. Solo in 2 prendono il centro pieno, gli altri 2 prendono vicino. Ah, ma io li volevo sabotare mentre tiravano. No, gli altri, no, non gli altri delle altre squadre. Ah, ok, cioè, scusa, hai ragione. Voi dovete passare le squadre, dovete passare la prova, no? Ognuno, diciamo, sono squadre indipendenti, fondamentalmente. Fanno qualcosa di particolare le altre squadre o tirano semplicemente con tirano l'arco? Tirano semplicemente con l'arco. Quindi la prova è tirare con l'arco contro i mostri di casa mia. No, contro i mostri, contro il bersaglio proprio. Ok. È una cosa da Robin Hood, dai. Ognuno ha un bersaglio.
torneo. E i cinque tirano, tutti e tre tirano sullo stesso bersaglio. Facevo uno sicuro. I sorrisi amari vengono vicino. Signorina, sì. Vuole andare avanti lei o possiamo andare noi? Ma prego, ma mostrate la via, andate. Io mi metto vicino a voi, calma, silenziosa, per osservare che cosa fate. Loro, la bocca, questa enorme bocca carnosa rossa con questi occhioni, con queste ciglione, queste gambe umanoidi, si mette in verticale, agli occhi di qua di lato, tende le gambe, con una gamba si tira il labbro, esce una freccia, parte. Io, quando loro stanno tendendo per scoccare, voglio provare a farne ride uno per fargli digrignare i denti e quindi farlo tirare male. Che cosa fai? Avvicino, ovviamente, piano piano, alle spalle della bocca che sta tirando, e gli faccio... Bucio de culo! No, gli faccio... La mamma di Sneaky è come le bistecche sulla brace. Quando caccia il sangue bisogna girarla. Grazie. Non capisco. Tira. Tira talmente forte che il bersaglio si spacca. Aia. Ti hai messo un altro bersaglio. Vuoi andare tu o far andare loro? A questo punto provo ad andare io per vedere che succede. Tu tiri, non devi tirarmi, tirami un D10. Ok. In base al risultato del D10 colpisci, ma dipende da come colpisci. Non devo aggiungere niente, un tiro puro. No, sì, un D10. Uno fai cagare, 10 è molto bello. Due, la freccia, tu tiri, sei tutta tozza, ti rendi conto quando tiri, specchiandoti sulla punta della freccia, che effettivamente non hai tutti i capelli, tu ti ricordavi la sera prima di essere meravigliosa, con i capelli lunghi. Poi c'è quest'erba che ti parla, gli alberi che ti mandano bacetti. Poi ci sono queste piccole giraffe che volano. Parlano come gli elfi dello sbarione. Pazzesco. Tiri la freccia, va tutta sbaculante, pensi di non beccare il bersaglio, colpisce proprio il bordo esterno. Una roba oscena. Però fai ben 2 punti. Ok. Sta a loro 2. Io ovviamente mi guardo Kren che mi aveva detto l'indovinare. Cazzo fai? Sta per tirare? Che cosa fai? Sta per tirare un'altra delle bocche o... Baciala. Mi mancano ancora 2 bocche. Baciala. Ok. E, vediamo, voglio provare a farla emozionare in modo particolare. È la stessa bocca che ci aveva provato con Sneaky? Sì. Baciala. E allora mettetelo in mezzo. Io ho visto, per parentesi, Andrea Sneaky è un gran bell'uomo, Sì, 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 ma lo vedo, eccolo. È morto adesso. E gli faccio... Elfo. Sempre mentre sta attendendo, questa volta provo a fargli venire l'acquolina in bocca in qualche modo. Ti piace cosa? E gli faccio... Come? No, perché gli dico... Te lo ricordi? Ha detto che gli piace l'amico mio. E faccio... Non ho sentito un cazzo. Ho detto, hai visto l'amico mio con le labbra carnose, quello lì, indicando Sneaky? Ha detto che gli piaci proprio tu. Ma io prima... Ho provato a chiedergli un bacio e... È timido, ma credimi, quello pia la rincorsa e va come in treno. Sì, però capisci, quando vieni rifiutata per una corteccia, la tua autostima si risente. Ma no, è come quando si è ragazzini. Tu spingi sempre nel fango la bambina più carina. È che tu gli piaci in modo particolare. Sì, ma io non ho visto ragazzini mordere alberi. Cioè... Io lo so, vedi che è lì che è titubante Sneaky. Io faccio cenno a Sneaky indicando le labbra. Cioè, io sto qualche gesto sull'albero? Sì.
È un trisom perché c'è l'albero. La labbra fa un sorriso vero, delle lacrime gli gorgano sulla bocca, molla tutto e corre indosso a Snicky. Guardate che è grande come Snicky, quindi inizia a baciarlo, bacia l'albero, bacia tutto quanto. La terza, non mi pento di nulla, non mi pento di nulla. Che deboli. Si mette vicino, sta per tirare la terza, l'ultima bocca. E io gli faccio... È gelosa. Gli faccio... Non ti preoccupare, che quello con la bocca più allenata non è Snicky. E indico Narada e gli faccio... Ti ricordi che magia ha fatto ieri sera col flauto traverso? Poeta che ha bocca. Narada, tu sei... Indicando il fatto che lui non ha un occhio, fa... Ti sta a fare l'occhiolino. Io sono nella mia paranoia, completamente assorbito dalla ricerca del mio cristallo orbiculare, e quindi in giro poi cerco per terra, ma soprattutto infastidito dalle oscillazioni dell'albero, perché mi ero riparato per nascondermi. Narada, scusa, che oscillazioni sta facendo l'albero? Non riesco a capire. E prima Snicky ha simulato molto bene. Quindi io sono veramente in uno stato del trisom. Prostrazione, quindi cioè, sto proprio male. Andrea ti dice così, senti il tuo nome, ti alzi e vedi che ci sono queste mega labbra che ti guardano. E io ovviamente gli faccio sempre... Io faccio capire, Andrea, io sono in difficoltà, cioè non posso proprio aiutare, sto male, cioè dovete aiutarmi, io senza quell'occhio lì non vedo niente. Cioè, tu vicino a te vedi che c'è l'albero, Snicky attaccata all'albero che sta tipo baciando la corteccia, e questa enorme labbra che sta succhiando intero Snicky proprio, cioè e come tu sei in mezzo a questa cosa qua, mentre guardi questa l'erba, che l'erba ti guarda e ti fa... Quindi c'è Narada che sta ancora inginocchiato prono. Andrea, siamo in fascia protetta. No, ma infatti in maniera molto protetta gli faccio alle labbra. Lo vedi che sta facendo? Hai capito? Quello con la bocca parte dal basso. Ecco. Io non ho sentito. Meglio. Fai un tiro in carisma. Questo giro ti faccio fare un tiro. Fai un tiro in moderazione. Spero veramente che tu non lo passi. Dov'è il carisma? Ecco qua. Uguale, 15-15. Porca puttana. La bocca lo guarda, vedi che c'è Narada messo per terra con sto occhio. Che fa... Ma chi quello? Col piede, ma chi quello? Quello lì. Mi sta a ridere come una pazza. Ma è un elfo guercio, ma cosa parte dal basso che non vede nulla? Guarda, lo prende per il culo anche l'erba. Inizia a ridere. Le lacrime, dalle risate, si aprono per il culo e Narada in una maniera vergognosa. Anche lei non riesce a tirare, tira ad cazzum, e quindi la freccia non colpisce il bersaglio. Con ben due punti, la vostra squadra passa la prova. Buso di culo adesso. Veramente. Mamma mia. Concludo. Po. Anzi, no, tu dovresti fare. No, comunque, mentre me ne vado via e passo vicino alle labbra che hanno riso di Narada, gli faccio. Asmorfiosa, non ce capisci niente. Potevi fare anche tu da base. Labbra, mentre ti stanno tutte succhiacciando, scompaiono immediatamente. Jean-Louis si alza. Ma che torneo meraviglioso! Brava! Brava nana dal capello diversamente rasato. Bravissima! È stato geniale, è stato veramente interessante vedere come sei riuscita a trovare diverse soluzioni per distrarre i sorrisi amari. Guarda, rare volte succede. Invece mi dispiace per la squadra di Johor,
e ci sono questi quattro zombie e uno senza braccio, non riesco neanche a tirare, dal nulla vedete che una sfera li racchiude, iniziano a librare, immediatamente inizia a scrindersi e gli spappola, spaccandoli come facendo una spremuta di zombie per terra. È un liquame nero-marrone con un po' di pezzi. Kren, è il cibo di ieri sera. Ah. Ecco che cos'era il cibo di cui si nutrivano loro. Ragazzi, ricordate la roba che avete mangiato ieri? È questa. La quinta squadra viene debellata, mentre Jean-Louis ride. Oh, Pablo, la zip di zombie! La zip di zombie! Prego, signori. È il momento della seconda prova. Voi state fermi, il lago, tutta l'intera zona, gira. Vi ritrovate davanti a un altro gazebo. Il gazebo, questo piccolo gazebo che sta, che è esattamente simile al primo dove veniva lanciato il tiro con l'arco, è un gazebo che ha un colore particolarmente strano perché è il colore dell'invidia ed è proprio... è fatto di un materiale particolare, non capite se è fatto di spugna oppure se è fatto di intelligenza. È strano, è un qualcosa di assurdo. Voi capite che è fisico, ma non capite di che cosa è fatto. Vi sembra che si muova, vi sembra che vi sorrida. Ed è direttamente su questo lago arancione. Il lago arancione è cristallino. È veramente incredibile. Vedete dei pesci triangolo che si stanno immergendo all'interno, vedete delle piccole linee rette che escono dall'acqua e soprattutto anche il profumo, cioè questo profumo vi sembra come il profumo che ha gli sgabuzzini della nonna, un profumo unico. Vi sentite in un posto magico. Naftalina. Vi state anche no, non è la naftalina, non sono gli armadi, sono gli sgabuzzini, è diverso. Quelli che ha mentine del 1916. Caramelle rossane. Esatto, è una roba disgustosa che se le mangi muori davvero. Ma mi piacciono le caramelle rossane. Sì, infatti non hai la testa, logicamente. Vai sempre a cercare i cantieri. Signori, ecco la seconda prova. Orsù, scegliete i vostri partecipanti, squadre. Beh, non vediamo ti niente. Ti ricordo qual era la filastrocca. Ma non vediamo nessuno arrivare, tipo le volte a volte mi ha visto le bocche. No, non c'è niente. Cioè, non c'è niente. Io mi ricordo che c'erano qualcosa che non profumava di rose. Sgusciano e sono viscide. Stare con loro è assai difficile, perché anche se sono meravigliose, l'odore che emanano non è profumo di rose. Chissà dove sono e come le potrai appagare, ma ne sarai capace se non potrai camminare? Se si tratta ad appagare, io risceglierei Andrea. Non è che appagare significa solo scopare, porca puttana! Ah no? No! Arbitro, linguaggio? Scusate. Potrebbero essere camminare, non sanno camminare, potrebbero essere delle sirene. Forse c'entra qualcosa l'erba? E mi abbasso a guardare l'erba. C'entri qualcosa, erba? Sicuramente l'erba c'entra qualcosa in questa sezione. Allora, qualcuno che non può camminare va appagato. Ragazzi, c'è il lago, non si può camminare. Su sirene. Su sirene. Allora... per sfidare delle sirene, probabilmente nuotando ci vuole qualcuno che abbia una buona... La cosa dell'intelligenza, che hai detto che c'è l'odore dell'intelligenza? È infatti anche quella, c'è l'odore di intelligenza. Secondo me Narada potrebbe essere un buon candidato. Io sono conciato, come vi ho detto prima. Io, ti devo dare uno schiaffo. Tra l'altro, veramente necessito di una ripetizione da parte tua della filastrocca, perché non ho capito un cazzo. Quindi, ci sei? Aspetta, scusate un attimo, arbitro, possiamo mandare più di una persona? Sì, anche più di una persona. Certo. Ma nelle varie prove possiamo riusare le stesse persone? Certo, anche una persona sola può fare tutte le prove se è particolarmente sgravata. Nel dubbio puoi mandare uno forte e uno intelligente. Infatti pensavo di mandare uno forte, pensavo di mandare Ragno e Narada. Io sono veramente sbattimento senza occhio, ragazzi. Ve lo ripeto. Ve l'ho fatto capire, io non posso più andare avanti se non ho il mio occhio. Sgusciano e sono viscide. Sono sirene, sono chiaramente sirene. Perché anche se sono meravigliose, l'odore che emanano non è profumo di rosa. Sono sirene che puzzano di pesce.
Chissà dove sono e come le potrai appagare, ma ne sarà capace se non potrai camminare. Ma secondo te, Kren, io posso resistere al canto delle sirene? Certo che ce la puoi fare. Certo che ce la puoi fare. Io mi fido di te. Perché sei più affascinante di noi. Io mi fido di te, però ti mando Ragno dietro. Ecco qua. Che Ragno non ha le orecchie. Non si sono scambiati. Ragno non ha le orecchie. Non so chi sia Ragno, eh. Io scusate, sto preparando Martini. Radeolfo. Bambato Radeolfo. Radeolfo non ha le orecchie, quindi eventualmente un canto delle sirene non lo può sentire. No, credo che sia solo il... non c'ho proprio l'orecchio, o solo il cranio sfondato? No, no, tu hai il cranio sfondato, ma sei tutto spaccato così, cioè non hai, tipo, hai... Infatti tu hai una parte aperta, ce l'hai, hai non hai questa parte qua di cranio, le orecchie non ti funziona più un cazzo, è tutto maciullato, cioè ti hanno spaccato la testa alla Game of Thrones, proprio alla scena qui... È una margherita. Esatto. Oppure... Sì, comunque non vado, voglio preparare un altro Martini, poi a me... i combattimenti, le sfide, l'avventura, le trovo così volgari, troppo, ragazzi, troppo da costa delle spade, sinceramente. Kren, se vuoi posso andare io. Te la senti? Portati parla una... Trinchetto, parla Staffington. Come? Staffington. Parla Trinchetto, parla Staffington. Adesso Trinchetto. Trinchetto, tu stai parlando? Però ragazzi, sta parlando dal corpo di Staffington. Ah. Sei tu? No, 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 cioè è come se presti possesso del corpo di Staffington, perché lui non è morto, ma tu sì. Ok. Ok. Mi stai semplicemente, sei esteticamente un elfo. Nicola, in questo mondo fantastico, tutto quello che penso può tipo posso pensare fortemente a una ghironda e farla apparire. Puoi anche chiederla, cioè nel senso c'erano delle labbra gigantesche. Alzo nome, dico ghironda, tipo il martello di Thor. Bobbisturi? Ah, Ghironda tonante. Esatto, tipo la caverna di... Arriva una ghironda, ti arriva proprio come un caccia vicino, sta per complicarsi al suolo, ma si adagia lentamente. Prendo la ghironda, guardo un milione di monete d'oro, guardo negli occhi Staffington, gli metto la ghironda in mano e faccio vai e rendici fieri. Intanto non la sai suonare, Trinket. Ma siete assieme nel corpo, puoi chiedere consigli. Mm. Sì, sì. Cioè, ma davvero tra tutte le cose hai pensato in una ghironda. Sarà un insegnante paziente. Vai. Io. Credi lei, hai scelto Trinket e Staffington, Kren? Ho scelto Trinket, Staffington e una ghironda. Allora, tutte le persone si mettono sul portico. Siete proprio sul bilico, vicino al lago. Che cosa fate? Allora, viscide. Lo so, ne parliamo. Certo, viscide, cosa può essere? Prova ad affacciarti al lago. Fai arancione. E non c'è niente sotto, triangoli, linee rette, c'erano? Sì, sono dei pesci, credo. Sì, tu vedi, ci sono dei pesci, però vedi che è abbastanza profondo. L'arancione lago, quindi non sai che cosa ci può essere dentro. Probabilmente c'è qualcosa di ancora più schifoso all'interno. Oh beh, dici, peggio di così. Sembra Fanta. Buona Fanta lago. Che cos'è la Fanta? Cioè, scusate, fanno schifo le Rossana, però è buona la Fanta. No, la Fanta non è buona, ma è tanta, a quanto va. Dai, ma vaffanculo, Lorenzo. Ci vediamo alla terza stagione di Wings and Rounds. Ciao! Voi vedete che ci sono delle ombre sotto, non capite assolutamente che cosa sia. Tu hai questa ghironda in mano, avete i piedi sul bordo, vi ricordo che non potete camminare. Sì. Ok. Vabbè, intanto intingo un piede e vedo che succede. Tu intingi un piede? Sì. Vedi che un altro vicino a te intingi un piede, lo ritrae, quindi ha fatto un passo indietro, dal nulla, come un qualcosa di un tentacolo sottile e lungo, si avviluppa intorno al collo della vittima, stacca la testa, la riprende indietro e il cadavere crolla al suolo. Voi siete ancora da sott'acqua, voi siete col piede dentro l'acqua, eh? Usa la ghironda come barca. Allora mi siedo sulla riva. Devi tenere un piede dentro l'acqua, quindi ti siedi solo su un piede e un piede nell'acqua. No, vabbè, ci metto
Ci metto. Ma che vuol dire? Non è camminare la bomba, bomba. Se ti voleva uccidere, ti aveva già ammazzato. Metto in ginocchio. Sì, perfetto, quindi senza problemi. Ma c'è anche Narada? Narada è lì che sta cercando il suo occhio. Se Narada voleva aiutare, l'aveva chiamato prima. Sì, che no, no, lei è una seconda. Ok. Ma possiamo conquistare un piccolo stato. Già. Trinket. E io volevo ammazzare con Staffia, adesso che faccio? Suono? Che devo fare? Non lo so, proviamo a buttarci, tanto... Suona. La ghironda è di legno? Sì. La ghironda galleggia. Usalo come barca. Allora mi approccio alla ghironda e vado, faccio tipo cagnolino. La ghironda è grossa, vi appoggiate, ti butti nel lago e inizi a nuotare. Man mano che nuoti, inizi a sentire delle cose sotto di te, sempre più veloci. Ghironda su ghironda. Ciao, scusa. Ma Chieride è complice. Sì, lo so. Peraltro l'ho salvato, se non rideva nessuno se ne doveva. Esatto. Ok, sento delle cose, però non mi fanno niente, giusto? Non senti, non ti fanno nulla, anzi, cioè, ti sembra quasi che siano divertite. Un altro, sentite tra voi altre due persone tuffarsi, si immergono sott'acqua, entrambi. Dopo pochi atti vedete l'acqua che si muove velocemente e questa acqua arancione che si tinge di tonalità nero-marroni, come erano fatti i cadaveri prima. Ci siete solo voi che state nuotando. Ok, allora inizio a fare un po' di nuoto sincronizzato. Cioè nel senso faccio tipo delle, non so, giro su me stessa, faccio tipo delle cose con le gambe. Williams. Tu inizia a muoverti in maniera sinuosa, fare dei movimenti in acqua. Sinuosissima. E vedi che queste creature stanno facendo la stessa cosa. Le vedi? Sono delle sirene ippopotamo. Fantasia. Allora, la testa da ippopotamo, il corpo da ippopotamo, e il corpo invece, la parte del torso da ippopotamo, la parte invece delle gambe, in realtà è quella di un'orca. Hanno dei denti incredibili e ti stanno seguendo nei movimenti. Ok. Allora, mentre cerco di canticchiare, faccio tipo tararara, tata, tata, e ogni volta che faccio il tata, prendo tipo un po' d'acqua e faccio e loro ti rispondono tararara, lanciando con il soffio. Comunque, regà, Tolkien scansate proprio, che mi copri il sole. Allora, qua c'era qualcosa a che fare col fatto che non avessero un buon odore, quindi forse dobbiamo fargli fare una puzza. Non lo so. Com'era l'illuminazione? Le devi appagare, le devi far divertire. Sa dove sono e come le potrai appagare. Ne sarai capace se non potrai camminare. Dai, va bene così, continua così con le ippoporche lì, che cacchio sono? Le ippoporche. C'è chi si fa le porche, chi si fa le porche. Porche. Nicola, 100 flessioni. La manovella della ghironda. Va bene, allora, mentre continuo sempre con le gambe molto sinuose, ogni tanto faccio... E poi, mi permetti? Comincio a suonare la ghironda, io prendo un po' il controllo della... In acqua, poi pure adatto. Ho fatto tipo elica, perciò stanno sul motoscafo. Vero? Allora, mentre le ipporche o ippoporche, no, ipporche, mentre le ipporche stanno ballando, il suono della ghironda è un qualcosa di incredibile. Come perché fa? Non solo si stanno muovendo a suon di musica cantata da Trinket, ma adesso c'è veramente Staffington, che ormai con la ghironda è diventato il suo famiglio praticamente. Super iniziano pro. A suonare. Le ipporche sono felicissime. Praticamente iniziano... la fantasia ha girato all'inferno. Sì, sì. Da un maniaco. A ballare e a ridere come delle pazze, facendo tutto un vortice e portando su quello che è il vortice d'acqua i nostri Trinket e Staffington che surfano sulla ghironda. Bello, cazzo. E li riporta
arriva e vedi che tutte le porche si avvicinano, abbassa la testa come in segno di riconoscimento, vi rendete conto che hanno un odore disgustoso, è l'odore che ha le tasse e il fisco, proprio una roba disgustosa, un odore classico osceno, odore, sì. Con quella piccola nota dell'odore che ha la destra estrema, c'è una roba schifosa, proprio un odore molto pesante, quindi vi ritraete, però sono estremamente gentili le porche e ritornano a ballare. Non c'è nessuna squadra da uccidere perché sono tutte ancora allo stesso livello di prima e sono stati uccisi 3 partecipanti delle altre squadre. Io saluto le tipo porche là. Io con l'altra mano. Alla prossima. Basta. Sono cercando di imparare. Sono un porca. Ma chi è lo stronzo che mi sa fare niente? Non lo so, siete tutti stronzi, Roberto, probabilmente. O Dario. No. Ma io sono quello che manderà al loop te che dici sono un ippoporca dopo 3 ore. Allora, ragazzi, Jean-Louis è sempre più entusiasta. Da una sberlazza sulla schiena di Bargol che fa un cenno con la testa. Cioè, Crello, capisci solo tu che cosa, perché sta facendo sto cenno. Ma state andando bene. Lui sa che io so. Off game, meravigliosamente bene. Sono stupito da voi. Scusa, non abbiamo vinto 2 prove su 3, abbiamo vinto. No, 2 prove su 4. Ah, ok. Oh. O-ring. Adesso c'è la terza prova. La terza prova gira ancora al lago. Vi ritrovate in quello che è un palco. Le persone, i fauni, queste creature del bosco, assieme a Jean-Louis, col trono che si muove, i colori sempre più assurdi, si vanno a sedere. Il legno vi sta parlando, è tutto incredibilmente surreale. E Kren, ti ricordi il testo, che dice: ci sono fili del destino e fili di movimento, utilizzati con tale agilità da suscitare risate o sgomento. Ma se al posto loro saprai catturare l'attenzione, sarà tutto per te il tripudio e la consacrazione. È teatro, lo riconosco. Fili del destino, fili del fato, fili di puttana. Sono pronto. Comunque, stasera posso dire che il livello è veramente altissimo. Posso fare i complimenti a tutti per il livello altissimo. L'autore di Dylan Dog. Signore, il problema è che siamo di Dylan Dog. Allora, è giusto una piccola parentesi, per chi non lo sapesse, il GDR è molto figlio della psichedelia degli anni 70. È anche quindi, molto serio di così. Lo so, assolutamente, lo so, ma weirdo, il weird fantasy, tutte queste cose che sembrano psichedeliche, come se persone vengono, come è stato sempre illustrato dalla copertina di un album dei Beatles, come Yellow Submarine, che la psichedelia ti fa vedere cose così colorate. Questa qua è una sessione dedicata alle avventure che erano weirdo fantasy degli anni 70-80 che uscivano sulle fanzine. Immagino la mia università. Che, sì, o l'università di Andrea. Io, visto che in questo mondo tutto si può, ho sradicato l'albero e l'ho portato qua e ho fatto: guarda, l'ho portato a teatro. Tu sei pieno di saliva poi. L'albero in guarda, piange, Sneaky. Ma il palco è fatto col mio ex marito. È quello di tradiva, però. E cosa facciamo adesso? Chi parla così? Vabbè, quello era proprio un legno secco. Perché no? È ormai la domanda. Davanti a mio marito e vedi? Le vedi, quelle, le vedi quei tasselli in fondo? Li vedi? Sai, sì, chi sono? I 2 figli. Esattamente! Esatto! Beh, la cosa mi fa ridere. Io rido, non lo so. Mi piace che te ne fotti di tutto. Oh, e ti tira sta alberata paurosa. Grazie. Quindi c'è pioppo per te. Volevo fare una cosa romantica invece. Becchi limone dall'albero. Detto ciò, Chi vuole fare questa prova? Ma io faccio un passo vicino verso Kren e gli faccio: sono stato educato tutta la vita
nelle arti e nella cultura e nell'amore per il teatro, vorrei salire io per questa prova insieme a Sneaky e a Narada, che sono sicuro mi potranno essere di grande aiuto come attori mentre io farò il regista. Hai sentito? Ti ha chiamato. Vuole che sfidi mio marito? Lo sento dentro. Ma è la sudamericana. Ma una... No, ma ti prego, non fammi uccidere da quell'elfo. È una pioppopera. Ti dimostrerò che il mio amore è più grande di quello stronzo di un quercio. E vado, quercio. Vado. Io sono lusingato. Sono lusingato dall'invito e mi copro quindi il lato destro con i capelli qua davanti. Così. Perfetto, la maschera che è la rappresentazione stessa del teatro. Allora io ho coperto l'attore che può diventare qualsiasi volto. Allora fermo un attimo, io vorrei guardare negli occhi Ragno, purtroppo non ci sono, credo. Gli faccio Ragno, non fa cazzate. Non so chi sia questo Ragno, mi dispiace. Radinolfo, lì come che... No, adesso dici tutto è vero. Adesso dici quel cazzo di nome. Che forse Raidolfo. Radeolfo. Non lo sa neanche Roberto. Radeolfo, non fa cazzate. Prendo e lo spingo verso il palco, gli dico agli altri, dai, forza, andate, via, si va in scena, forza. Su, forza, miei teatranti. Dai. Forse ci vuole passione dietro le quinte quando viene fatto uno spettacolo di marionette. Le marionette altre non sono che altri cadaveri che vengono mossi ed è uno spettacolo molto bello, molto toccante. Il problema è il parlato perché non si capisce un cazzo, perché tipo tutto così, quindi ho capito un cazzo. Mi fa doppiaggio, insomma. Però le persone alla fine, ragazzi, cioè, applaudono. Cioè, Jean-Louis gli acquiesce, fa lo so, che i zombie du soleil sono i nostri preferiti, lo sappiamo. Però tocca anche agli altri. Vado avanti io, ragazzi, vado avanti io. Aspetta, come funziona? Non sappiamo come funziona. Parliamo della scena, parliamo del racconto. Decidiamo che cosa vogliamo mettere in scena. Dobbiamo toccare le corde emozionali di questo pubblico, di questo pubblico sconosciuto. Dobbiamo entrare in contatto con loro. Quindi io direi un'entrata drammatica di Narada che entra con il volto coperto e che poi, guardando direttamente il pubblico, lo scopre, rivelando la sua orbita vuota. A quel punto racconta il suo triste destino e fato. Ma ecco che arriva Sneaky, angelo e portatore del suo arco, che lo trafigge con una freccia d'amore e lo fa innamorare di quella donna splendida che siede nel pubblico, la splendida Andrea, che a quel punto viene verso di noi, viene, e poi i due si guardano, tensione, e poi escono. E... Radeolfo, io sono più per l'impatto emotivo, ecco, di cui parli, io sono più per lo shock, far provare a loro l'emozione dei nostri corpi improvvisamente nudi, ma di spalle. Che cazzo sta succedendo? Cazzo? Alla Fulmonti, alla Lars von Trier, alla Lars von Trier, alla Fulmonti. Mi piace. Posso suggerirti una cosa, però? Sì? Tutti noi, non solo tutti, noi in gruppo, cominciamo da qua? Solo questo piccolo conclave, ma tutta la compagine. Siamo d'accordo? Ci ha detto che se ne va, eh? Sono le 23:24, per fortuna ci sono 4 prove, sto sudando. Daniele, tu sei matto in culo. No, è la psichedelia, scusa, siamo tutti in culo. È la cura. Fermatelo. No? Daniele, poi noi dobbiamo parlare comunque, dobbiamo un attimino parlare con calma. Dobbiamo vedere un attimo. E comunque io sono all'interno del mio profilo. E comunque adesso, Narada, cioè, nel profilo c'è scritto, ricorda i tasti. Parlando della psichedelia, tu ti ricordi? E quello che aveva al posto dell'occhio era multicolore. Sì. Sarebbe stato perfetto.
Infatti mi sto impazzendo, cioè questo è chiaro, però mi sono fatto tirare in mezzo da, aspetta che l'ho segnato, Rade Olfo. Allora, il piano è perfetto, saliamo tutti sul palco e poi al mio segnale togliamo tutti la maglietta e gli abiti. Allora, dobbiamo fare davvero? Gli altri attori no. Escono, gli altri attori escono, entrate voi. Grazie, grazie. Cioè... si aprono, le quinte si aprono. Sentite proprio che nell'aria c'è Roberto, mi bannano il canale. Di aspettativa. Un forte odore di aspettativa. Cominciamo. Che cosa fate? Prego. Ah, vedi, lui si spoglia. Alla la sbuntriera, alla la sbuntriera. Mo ci bannano il canale. Vabbè. Aspetta. Così. No, che diavolo sta succedendo? Andrea, ma te non eri sul palco. Che cazzo è successo? Ma non vedo tutti. Andrea, da nulla si spoglia anche lei. Ho capito, sì, siamo tutti. No? Anche lei, Andrea. Ha detto tutti, pure voi. Non fare il cazzaro. Non fare il cazzaro con me. Pure il Lorenzo. E ti rendi conto? Ci chiudono il canale, io te lo dico. Ti rendi conto che il tuo occhio è un pendente in mezzo al décolleté di Andrea. Evidentemente te l'aveva preso in salvo senza neanche rendersene conto. Ah, l'ha preso in quindi salvo. Tu sei nudo sul palco con Andrea in fondo che ti guarda. Ah, io li corro verso Andrea perché sono in realtà attratto dall'occhio, quindi punto l'occhio per cercare di strapparglielo senza io un po' neanche mi fare una domanda. Ecco qua. Si corre come dei pazzi, tu corri, l'elfo salta addosso alla nana, tutte le persone si alzano in piedi applaudendo. Tra le varie cose che abbiamo mai visto nella psichedelia di questo enorme pianeta, un elfo che salta addosso a una nana nuda preso dalla passione, non solo l'abbiamo visto neanche noi. Io lo sollevo alla Dirty Dancing, così. E in quel momento lo sollevi, gli ficchi questo brillozzo nell'occhio che prende tutto il colore della psichedelia e parte il bordello. E io sorrido, bello contento, sì, mentre volteggio. Io prendo un bastardo, comunque, ragazzi, qua dentro, quindi mi rimetto la maglietta perché ho veramente freddo. Ti pure io. Qua invece fa caldo, quindi io sto bene. Fa caldissimo qua, ragazzi. Io mi rimetto la camicia solo perché ci metto le mani. È stato un qualcosa di meraviglioso, penso che sia la prima volta che sia successo. Ma io che ho fatto de male, se posso sapere. Ce l'hai alla tua sinistra. Nota personale, non mettere mai nessuna organizzazione in mano a Recchioni perché qualcuno si spoglia. E vabbè, eravamo vestiti. Prova che ho ancora le mutande o i pantaloni. Visto? Io no, neanch'io. Infatti adesso non mi posso alzare. Bene, andiamo bene. Detto ciò, gioco di ruolo, ragazzi, è arte, non siamo troppo italiani. Allora, anche la terza prova è superata in maniera egregia. Avete fatto vedere una cosa mai vista prima. Elfi che corrono addosso presi dalla passione sui nani, anzi, è un elfo su una nana. L'apoteosi della psichedelia, l'apoteosi del teatro di improvvisazione moderno. Meraviglioso. Meraviglioso, cioè lui, stacco lui, la nana. Jean-Louis non ha parole, non ha, cioè, veramente non so come ringraziarti, mi hai portato degli sfidanti eccezional, veramente, no, così è Battantuolo, eccezional, una qualcosa meravigliosa, cioè grazie, ma adesso c'è l'ultima prova. Abbiamo detto 3 su 4. Difficile. Perché mai detto che devi vincere 3 su 4? Io ho detto che devi passare tutte le prove. Oh, che palle. Radeolfo senza faccia. Radeolfo il senza faccia è bellissimo. Oh, la prima stagione era Marvin senza nome. Radeolfo senza faccia. Detto ciò, non mi interrompete più. La prova la più difficile, scusate se mi sposterò, ma è sempre qualcosa di pericoloso.
vedete che è come se vedeste uno zoom out. Lui e tutta la sua combriccola, Jean-Louis, Humbert, Ezechiel e gli altri, si spostano tutti quanti indietro di svariate centinaia di metri. E davanti a voi si apre quello che è un bello spazio, gira ancora al lago, lo spazio verde è molto grande, e c'è quello che è una cosa estremamente carina. Un funghetto bianco, questa capellona grande bianca, se fosse un mega champignon, con gli occhietti. Il guare fa... Parla in questa maniera qua. È un miconide. Quello che vi affronta, vi serve per la terza prova, è... Io fungo. La quarta prova. Io fungo, tu funghi, egli funge. Ci sono funghi che fingono fungendo, perché solo fungendo si può far fingere qualcosa che funge in qualcos'altro. Chiaro. Narada, è tuo. Funghi. Prova a leccarlo. Ecco. Eccalo. Lorenzo, non ti sentiamo più noi, eh? Provi a leccare cosa? Questa dobbiamo far tutti, del secondo fungo. Me. Okay. Beh, il fungo ti guarda, si pulisce e vai indietro. Non mi succede niente, però. Non ti succede niente, no, non è, non è eccetto con la psichiatria. Anche perché quelli sono i rospi. Ah, giusto, esatto. È vero, ho mixato i funghi, le due cose. I funghi devi mangiare. Assieme a te, hai fatto la tua azione, ci sono gli altri tre membri della squadra rimaste. Il fungo si guarda e fa in quello il fungo si trasforma in quello che è un mega drago rosso e letteralmente disintegra uno dei partecipanti. Che taglio. Forte. Scappo. Ok, mi rilegge un attimo la filastrocca, scusami. Certamente, siete tutti là con lui. Io fungo, tu fungi, egli funge. Ci sono funghi che fingono fungendo, perché solo fungendo si può far fingere qualcosa che funga in qualcos'altro. Non so quanto prima. Per me dobbiamo smascherarlo. No, secondo me dobbiamo far finta di essere qualcos'altro scappando. Voi potete parlare a Narada, eh? Cioè, Narada è quello che è lì davanti. Ma potete parlargli? Narada è morto! Narada, io sono... tu non c'hai incantesimi di trasmutazione, vero? No, io ho solamente... Può fare uno charm. Narada, lo charm al fungo. Credi fortemente di essere un mega drago? No, credi di essere un fungo? Credi di essere un fungo? Cioè, no, guardate intorno, prova a mimetizzarti, prendi il cespuglio, buttateli addosso, rotolati nel fango e trasformati in un muschio. Cioè, tu pensi che potrebbe servire a qualcosa questo tipo di atteggiamento? La filastrocca dice che solo diventando qualcos'altro si riesce a fuggire. Esatto. È tipo non c'è la parola fuggire, eh? È fungere, non fuggire. Fungere per cosa? Fungendo, con la N. Però quello di far finta di essere qualcos'altro non è... Beh, allora prendo, io ho uno scudo comunque nel mio zaino che mi porto appresso, me lo metto in testa così. Ho finta di essere un fungo. E comincio a saltellare attorno al funghetto. Parla con lui. Ah, esatto. Proprio adesso così. Mi vergogno. Quando vedi? Eri nudo due minuti fa. Voi non vedete più una rada. Voi vedete un fungo, un fungone, con quello che è una cosa che gli esce dall'occhio. Il funghettino piccolo gli è vicino e si struscia su di te, salta indietro immediatamente, anche tu torni indietro e ti trasformi di nuovo, c'è nuovo il fungo contro di te, il fungo ha capito
che tu non si è preso in giro ed è molto irritato. Radeolfo, non è servita a niente, però l'illusione però si è creata. Voi l'avete visto trasformarsi in un fungo ed era un fungo vero. Quindi quello che credi di essere diventi, cioè quello che interpreti diventi, cosa ti può aiutare con un fungo? Diventa la traghetta. Ma diventa una pentola con l'acqua e famose uno stufo dei funghi. Diventa uno studente universitario ad Amsterdam. Narata, diventa ciò che vorresti sempre essere. Non lo so. Un vice di TV. Che sappiamo dei funghi al di là che piacciono a Super Mario? Non male. Non male il tuo suggerimento. No. In realtà non è scemissimo, sto a pensare sul serio sul principio di Super Mario. Super Mario è vecchio. No, è tipo un coltello. È un fungo, eh. No, cioè, non sì. Quindi Radeolfo. Ho l'otolifoli. È un fungo grosso così. Cioè. Ti devi trasformare in uno che va a funghi. Le cioè, tagliatelle. Le tagliatelle, dai, su. Cuciniamo. Allora, aspetta, perché... Perché ha capito che non era un fungo? T'ha odorato? Sì. Quindi lui si è illuso, anche lui. Quello che vedete sono delle illusioni che però sono reali. Cioè, vi ricordo che il fungo si è trasformato in un drago che ha carbonizzato gli altri. Ok, se lui è ancora un fungo, prova a trasformarti in un drago. Adesso è un fungo e... L'hai appena visto. Trasformarmi in un drago non mi dispiacerebbe, però. L'idea è bella. Vai. Mi piace. Cosa agisci come un drago? Mi trasformo in un drago. Devi agire come un drago. Proprio. Però non rosso, non rosso, ma dorato. Ti trasformi in un drago cromato d'oro. E me lo inghiottisco il fungo che ho davanti. Bellissimo. Tu vedi davanti a te il fungo, vai per inghiottirlo. Immediatamente il fungo ti guarda, ti fermi a un millimetro, hai i denti che lo stanno quasi per azzannare. Non è più il fungo, Narada. Senti una mano che ti tocca. Ecco. Bastardo. Infame. Arbitro infame, per te solo lame. Non voglio più fare da base. Lo sapevo, Caralina. No. Non so cosa è successo. Mi sono svegliata. Ero ricoperta d'oro e di pellicce, ma non era questo il mio desiderio. Mi hanno preso troppo alla lettera. E... Non so, ero Valia, mi sono trovato in questo fungo, vedevo tutte cose di colori strani, dovevo sopravvivere. C'era Bargol che rideva, mi diceva "Vivi!". Interrompo quello che sta per dire perché sento dei sensi di colpa e camuffo questa cosa per baciarla proprio di lingua diretto e faccio l'abbraccio forte e me la prendo. mentre sta per farlo gli urlo trasformati nella tomba dei sentimenti, non cedere. In che cosa, cioè, la baci da elfo o da drago? O da drago? No, da elfo, perché la riconosco Alina, quindi ritorno nelle mie sembianze. Vedi tutti noi dietro così. Torni, elfo, baci Alina, ed è veramente Alina. Capisci che era un trucco dei Amber, trasformare una vostra compagna, tanto che vi ricordate che Ezechiel gli aveva detto che era presente, Bergol aveva detto che era presente Alina nel torneo. Ma è vero. Beh, ci ho provato la prova. Anche Alina... si unisce a voi. Alina è bella se non fosse questa aria cadaverica, ma come tutti quanti voi. Almeno c'ha la testa intera. Sì, di nuovo si avvicina Jean-Louis. Jean-Louis è esterrefatto. È contentissimo. Mi fa i complimenti. Io non sono basito. Sempre il prigioniero di una delle squadre muore in maniera orribile perché tutti è un fungo, lo schiacciano, semplicissimo. Prendi e schiacci, un funghetto, non devi assolutamente trasformarti in roba. E invece tu sei stato incredibilmente romantico e la mia gente ama il romanticismo, Narada. Quindi è con
e staremo piacere che vi darò il nostro premio, ovvero vi farò tornare tutti quanti viventi. Purtroppo, per quella creatura che è dentro di te, Staffinto, quella nana, essendo morta, rinascerà dentro di te, quindi non sono in grado di dividervi. Ma ormai ci sono abituato. Per il resto, tornerete tutti alle vostre sembianze. Vedete che... Alle nostre sembianze e a quello che eravamo prima? Siete già quello che eravate prima, perché c'è qualcosa di diverso? Io non voglio tornare quello che ero prima. Prima ero un pazzo assetato di sangue, avevo dimenticato le arti, i miei genitori mi avevano chiuso in un manicomio per la follia che mi era presa. Io voglio rimanere questo, voglio rimanere un uomo dotato di intelletto, di sensibilità, che sappia apprezzare l'arte e non la violenza. Monsieur Radolfo, io non vi conosco, però... Radeolfo. Che nome di merda, proprio di moi, Radeolfo de Ragno, più era questo nome del cazzo, non riusciva a ficcarsi dentro. Pardonemo, quando entrate nel regno della magia degli Abbeo, siete voi stessi? Quindi io non so che eravate prima, ma di certo eravate così. Questo è il vostro vero Rio, Monsieur de Ragno. Io non conosco questo ragno, io ho conosciuto solo Sir Raiderulfo. Quindi quando tornerò alla vita, tornerò sano? Sì, e non penso poco di sì. Lo abbraccio di slancio ringraziandolo in nome delle arti, delle muse, della sanità mentale, dell'illuminazione, del raziocinio, del Martini. Del è da fare, libro. È da fare, adesso è da fare, subito, immediatamente. Aprire il portale per farvi uscire e prima di tutto mi sembra giusto ridarvi la vita. Vedete che tira fuori dal collo quello che è un pezzo di un medaglione che voi avete già visto. Attenzione. Lo stringe e inizia a fare un cantico. Siete abbastanza vicino a lui, sentite Deramorglodk. Nicola, c'è in giro lo stronzo? C'è Bargol? C'è Bargol? Dove? Vicino a lui. Lo tengo d'occhio, se fa una mossa lo assalgo. Deramorglodk. Sì, anche io sono, cioè non sto guardando lui. In quello, Bargol mette una mano sul petto dell'Amber. E ferma la mano, eh? Appena fa una mossa gli salta addosso. Tutti. Prova a farlo. Prova a saltare. Prova a saltare. Vai. Colpisci, fai un tiro per colpire. Ah, scusami. 20 più 6, 26. È critico. Tu fai per colpirlo, vedi che Jean-Louis è spaventatissimo. Cosa sta facendo? Perché interrompe il cantico? E vedi che Bargo ti sorride. Non lo so, maestà, non ho idea. Vai, tiri per i danni contro Bargo, se vuoi. A mani nude è un D4, no? In realtà ho scoperto, è un D2 più un modificatore di forza. Avevo sbagliato l'altra volta. Quindi un D4 diviso 2. No, è però per 2, perché devi tirarlo 2 volte. O se ho tiro un D6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allora, ho tirato un D4, lo tiro 1. No, scusa, mi ho tirato... Sì, non è uno. Quanto hai fatto? Uno? Uno, sì. Ok, hai fatto quindi un danno, ritiralo di nuovo, tira un altro. Sempre uno. Sempre uno, più il modificatore di forza è 3, 5. Tu gli tiri quello che è un pugno, abbastanza forte, ma non forte in maniera tale da fargli spostare la mano che ha sul petto di Bargol, dove c'è Jean-Louis che si sta tenendo le mani sul petto intorno al pendolo, e c'è Bargol che gli sta mettendo la mano lì. Bargol si gira con un rigagnolo di sangue e fa: maestà, sì, Jean-Louis, io non so cosa stanno facendo, io sto solo incanalando la mia energia per farle aprire il portale e per darle di nuovo vita a queste persone, non lo so, mi aiuti. Vedi che Jean-Louis è un attimino scosciato, ma insomma, volevo portarvi tutti quanti in vita. Cosa c'è? Volete continuare a essere morti? Urlagli quello che sai. Chi? Chi? Kren. Ah, sì.
No, io, a questo punto io mi avvicino spingendo, cercando di spingere via Bargol, e dico qualcosa tipo: traditore, lo sapevo che l'avresti fatta alla fine di quelle stronzate delle tue, bastardo pezzo di merda, ti strappo i denti dal culo, vieni via stronzo maledetto, figlio di puttana, ridammi il mio cazzo di arbitro, ridammi la vita così com'era, ridammi quello che mi hai fatto vedere, riportami in quella stanzetta, bastardo, figlio di puttana. E intanto gli tiro una mazzata. Io direi che la partnership. No, cosa? Semplicemente no. Io devo eseguire gli ordini del Signore. Devo aprire, devo farvi resuscitare e aprire il portale. Oppure hai ragione. In quello si riapre esattamente lo stesso portale di prima, ma vedete qualcosa all'interno. Non capite che cosa sia. È sicuramente l'esterno, ma non è psichedelico come prima, quindi forse effettivamente sta rispettando quello che ti ha detto Bargol, eh? Non mi fido. Ma scusa, un attimo, non sto capendo. Barrog non è il capo, perché lo chiama signore? Cioè, Bargol sta chiamando signore Jean-Louis, perché è stato invitato per trasmettere il suo potere magico, per fargli accedere a questo piano magico. Quindi lui sta recitando il fatto che adesso l'abbia attaccato per salvare Lino. E ha detto a Karen che il suo scopo era appunto quello di poter uscire di nuovo da questo cazzo di mondo. E finora sta facendo questo. Anzi, non siete ancora resuscitati. Jean-Louis stava castando. Adesso un attimino fermo. Che cosa volete fare? Io gli urlo di non fidarsi di Grant. Ma infatti, assolutamente. Che ha un piano contro di lui. Sì, io dico, io ho visto il futuro, ho visto ciò che riserva l'arbitro per noi, e nel nostro futuro tu non ci sei, e fu per tirargli una mazzata proprio così pieno in faccia. Vai, fai un tiro per colpire. Tanto farò uno di sicuro. Metti lo scani. Si è fermato? Ti resto dato? Che suspense. Cos'è che avevi detto sul fatto che si bloccava? Ieri sera era bloccato. Per il ciclo alta tensione. Kren lancia un 16. Dado. Eccolo. Ed esce 16. Lo colpisci. Ok. Sono la mazza, un D6 più 1. È molto efficace. Un D6 più 1, giusto? Sì. Sì. Che cazzo. 1. Quindi 2. Tu gli fai 2 danni, lui si sposta lievemente, lo colpisci di striscio, non lo ferisci particolarmente. Vedi che Jean-Louis è abbastanza esaltato. Non mi immaginavo questo combattimento mentre stiamo facendo la fine del portale. Ma sì, dai, è sempre intrattenimento, musici, suonate, inizia a suonare. E vedete che lui ricontinua con la litania. Mentre siamo sempre nel mondo magico, no? Siete sempre nel mondo magico. Evico la mia spada. Cosa? Evoco la mia spada. Perfetto, come fate la tua spada? È una spada di legno senza è una spada di metallo senza elsa, sostanzialmente non hanno mai messo l'elsa e neanche solo la stringa di cuoio non c'ho la guardia, sostanzialmente. È piuttosto lunga e abbastanza larga, a doppio filo. Perfetto. Essendo tu il contrario di come era ragno, anche la spada è esattamente il contrario. Ha un'elsa di quasi 1,5 metri, ha la lama di 20 centimetri, strettissima. Senza elsa è tipo una mega no, è la lancia dei goblin. Non faccio gesti lo colpisco con l'elsa da mezzo metro. Tu vai, fai un tiro per colpire. Intanto sta continuando la litania che sta cantando Jean-Louis, perché comunque Bargol, vedete che gli sta effettivamente trasmettendo potere magico. Deramorg Lodk. Vedete della luce provenire dalle mani sia di Jean-Louis che di Bargol, che sta continuando a tenere fermo la mano sopra di lui. Direi, tiro un di 6. Io ho fatto 11. Kren,
Radeolfo. Chi è dietro Radeolfo? Io. E Narada? Vi sentite vivi di nuovo. Siete tornati in vita. Anche il tuo cranio si comincia a riformare. Ragno. Okay. Nonostante lo state attaccando, sia Bargol che Jean-Louis. Jean-Louis sta ridendo come un pazzo. I fauni ridono, c'è una situazione allucinante. Voi che state tenendo sopravvissuti, ma come per rimanere di nuovo? Per loro sono estasiati. Quindi sto tornando vivo? Sei tornato vivo. Ok, mi ginocchio, inizio a parlare. No, no, i miei pensieri, i miei ordinati pensieri, tutto il mio amore, tutta la mia luce, sono andati. La ricetta del Martini! No! No! A quel punto penso... Ragno, premetto che questo qua è il regno della felicità, cioè l'erba ti guarda e fa... Oh, con le guanciate... Inizia a strapparla con le mani. Cioè, tu proprio se stai, vedi proprio che soffre. Ah! Arbitro, arbitro, io guardo il ragno negli occhi e gli faccio ragno, spacca. Quanto ci sei mancato, Stella? La spada è sempre la mia o è quella... È tornata quella normale? È tornata quella normale. Lo trapasso. Vai. Con tutta la violenza possibile. Guarda, ti metto già il modificatore sul tiro. E faccio l'odio per la felicità. Oh! Ero troppo entusiasta. 7. Ti sei emozionato? No, zio. È 1. 1. No, è 1 più sì, sì, ma uno è fallito. È automatico. Salutiamo gli amici di Roll20. Ciao amici. Corri come un pazzo? Bargol si sposta lievemente? Stai correndo? Stai vicino al portale. Che cosa fai? Puoi inciampare o puoi fermarti un attimo prima o attraverso... Inciampo e cado nel portale. Inciampi e cadi nel portale. Cadi su quello che è una superficie tra virgolette moderna, cioè non è la terra o l'erba, è un qualcosa che non riesci a capire, è un pavimento. Senti un bel po' di vociare intorno a te. Voi vedete che Bargol guarda dentro e vi guarda voi. Nicola, scusami, e chiedo scusa anche a tutti gli altri. Qui posso evocare quello che voglio? Sì, tu adesso puoi evocare quello che vuoi. Oh, sì. Scusate, palla di fuoco. Allora, ho appena lanciato, per fortuna che ho lanciato un secondo prima il dado... Tornate tutti quanti in vita. No! Su di voi? No, ma dove la tiri? Su di voi? La tiri su Bargol? Bargol. O... Su Bargol. Infatti, voi siete lontani da Bargol. Infatti, cioè, per fortuna, sì, perché, certo. No? C'è Bargol che vi stava facendo resuscitare. Torni in vita. Lanci palla di fuoco. Tu non l'avevi mai vista, Snecchi. Però è un qualcosa di meraviglioso. È l'intero lago arancione. Che sale verso l'alto, diventa una sfera incandescente arancione. Vedi che Bargol è così che guarda in continuazione il portale, si abbatte sopra di loro e immediatamente fauni, Jean-Louis Humbert è lo stesso Bargol, non lo vedete più, non sapete che fine abbia fatto. Vedete però il portale che si sta iniziando a richiudere velocemente. Corro verso il portale. Tutti a correre verso il portale. Correte, puttane! Correte tutti verso il portale? Sì, sì, però prima mi giro a salutare l'albero. Lo vedi molto abbattuto. Io saluto le ippopotami. No, no, ragazzi, avete capito, sta andando a fuoco tutto. Ah, l'inferno. Mi spiace! Vi buttate... Dall'altra parte il portale si sta chiudendo. Pa-pa-ra-pa, manca pochissimo. Pa-pa-ra. Quando Narada, Malina, una voce: Narada, non lasciarmi. No, ma io mi ero girato. Il portale si chiude. E la mano che ho afferrato? Hai afferrato la mano? Eh sì. Oddio, no. No. Vabbè, ti è rimasta per dopo. Oh, no.
Sei rimasto una mano mozzata. Dobbiamo trovare una mano di rubino qua. E poi quando stai da solo il venerdì che fai? Ma non credo che è narrata, che è a Lina che gli siamo troncato il braccio, visto che lui è corso oltre. Voi vi rendete conto di dove siete? Potreste essere su quella che è un'altissima torre. Nicola, scusa, ma c'era una cosa che ti volevo dire di azione appena caduto oltre, ma non era il mio turno. Io colpisco la prima cosa che vedo in movimento che viene verso di me, che siano loro che escono dal portale o le figure qua intorno, io la uccido. Perfetto. Tu colpisci la prima cosa che viene verso di te ed è un rumore metallico. Non vedi, hai ancora la vista totalmente annebbiata. Non capisci dove sei, anche voi. È qualcosa di... Non capite se è una torre, avete gli occhi. Vedete che siete a un'altezza, che vedete in profondità qualcosa, una torre, forse ho un piano sopraelevato. Finché alzate gli occhi, gli sgranate, vedete qualcosa nel cielo e capite immediatamente dove siete finiti. E siete, e il resto alla prossima sessione. No! Arbitro infame! Arbitro infame! Arbitro amico delle guardie! Che bravo, che cliffhanger. Io penso di aver capito qualcosa. Raga, sessione matta matta in culo, eh. Io ho detto, non, non possiamo fare peggio della puntata. Anch'io. Invece sì. Io anche siamo riusciti. Faccio una sessione di gioco di ruolo dove si ruola tanto, dove si combatte poco, dove ridiamo come dei pazzi. Facciamo la prossima volta facciamo direttamente il contest idolo delle spiagge. Votate il vostro idolo delle spiagge. Abbiamo la categoria bastoncini. Io non ho parole, mi sono divertito come non lo so, in una sessione del gioco. Non ho capito che cosa Robin. Che non ti spogliavi in una sessione di masteraggio dall'università. Ma che cos'era? Napoli Baieri. Dell'anno scorso? Ecco. Napoli, il Comic Con dell'anno scorso. Una volta sono finiti in mutande, una volta... Boh, dipende, sai che c'è, se sono un esibizionista, quindi non... quando mi impressiono un personaggio, cioè, impazzisco. Cioè, poi vedete tutti voi che lo facevate, che sono stronzo io. Però, ragazzi, dobbiamo anche decidere su quale canale Twitch faremo la prossima puntata. Sì, esatto. Questo è bruciato. Ma ti ricordi Nercore nel 2020? Ma, sì, ho peccato che è andata come è andata. Ma non passo dalla partnership e poi... Niente. Comunque, ragazzi... Bello, è stato veramente bello. Io ormai ho perso ogni speranza con Daniele. Ho ogni speranza, non so, era la mia unica speranza. Niente. Io mi diverto, mi piace, vi osservo, entro dentro. Ma che vi osservo? Ci entri dentro? Vorrei notare che lui è preso. Non voi, siamo nudi, nudi di spalle. No, era perché mi immaginavo un po' come diceva prima, insomma, la come si chiama il film? Full Monty Python. Solo culi. Tutti le aperture di culi che si stringono. Solo culo. No, cioè, le prove, ad esempio, erano semplicemente la prima, cioè come l'ero immaginate io, bastava fargli venire l'acquolina in bocca perché erano dei risi amari, perché avevano delle bocche enormi ma non avevano lo stomaco, cioè un riso amaro, oppure fargli ridere talmente tanto alle lacrime. Il secondo era giusto, è buttarsi e ballare con loro, in questo caso avete fatto un nuoto sincronizzato, è corretto. Il terzo era il teatro delle marionette, bisogna recitare meglio di loro e va da sé. E l'ultimo è è un piccolo miconide che prende vita, in realtà è Alina, e bisogna fingere di essere qualcosa che funge da puntini. Ok. Vota il tuo idolo delle spiagge nella categoria bastoncini. Oh. Domani ci faranno neri. Cosa? Ci faranno neri. Ma che far neri? Cioè, ragazzi, non sei nudo, non c'è, non è nulla di che. È una sfida. È stato, penso, cioè, di una divertente, di uno spontaneo allucinante. Non ho parole, cioè, mi son sazio. Cioè, mezzanotte, ormai sono diventato un drago a stare nelle tre ore. Comunque, mi dispiace, sono infatti, bravo. Veramente divertentissimo.
divertente, tutti quanti voi che state al gioco, sto iniziando a capire un attimino come, come giocate, come siete, vi buttate, non bello, non ho parole. Mamma mia. Siamo contenti. Poi a parte di questa roba un po' me l'aveva detta prima per la questione delle filastrocche, del tutto il gioco, mi ha detto ma che cazzo stiamo facendo? Prende, va bene. Improvvisiamo. Beh, dai, pensa adesso che tu potrai sempre avere tipo la mano di Alina sul cuore. Perché cosa è successo? Cos'è successo? Io non ho capito cos'è successo. Si è bozzata la mano. Cioè io praticamente... Tu stai prendendo la mano quando sei andato al portale. Il portale si è chiuso, quindi c'è in mano solo la mano da lì. Sì, ma fino a dove innanzitutto? Perché ti interessa? Perché infatti? Cioè, in che modo? Allora... Lui ha detto che avrò sempre la mano di Alina nel cuore. Voglio capire che cos'è che mi sono tirato dietro. Cos'è? La mano? Sì, ma fino a dove? Qual ma che problemi hai? No, ma ce l'ha un nome la tua patologia, scusa. È umanista. Da Alina a Manina. No, diciamo... posso costruire posso costruire no. Buonanotte a tutti, grazie, è stato bellissimo. Io volevo costruire un feticcio, capito, in realtà. Io volevo costruire un feticcio, volevo imbalsamare in qualche modo, fare un attrezzo, qualcosa con la mano di Alina che poteva... Un attrezzo! Sì, che poteva impugnare... Secondo me c'è bisogno di pensarci un attimino bene su questa cosa. La vuoi imbalsamare? Cioè fare... Perché allora, scusami, ti pongo un dilemma morale, Narada. Sì. Con restaurare superiore tu puoi ricostruire Alina da una mano. Vedi che ma quella sarà la Alina originale o la Alina manina? Ma che gli frega abbastanza? La malina. Cioè, basta che... ritorna ad essere lei nelle sembianze fisiche, giusto? Basta allora che la metti in naftalina. È superficiale. Cioè, no, voglio capire com'è esteticamente e com'è anche... Adesso c'è una mano mozzata. È buona? Certo, è la prossima volta io mi ritroverò con questa mano mozzata. Ci penso cosa costruire. Pensaci. Però parla è la volta buona che una bomba fa un golem robotico con la mano da lì. Parliamo in chat durante la settimana che cosa le vuoi fare, perché ho molta paura, quindi in settimana ci stanno chiedendo cerchiamo su Pornhub se quello che vuoi fare non lo facciamo, non esiste. No, sentimentale, non c'è nessun tipo di allusione sessuale, ma si può usare per grattarsi la schiena? La mia è una concezione apotropaica, cioè io voglio che si crei una specie di feticcio voodoo, qualcosa del genere, capito? Amaro di scimmia. Ragazzi, io vi giuro che esiste la mano di Vecna, ti faccio fare la mano di Alina. Sì. Guarda, veramente, cioè, quando hai detto non c'è nessun tipo di allusione sessuale, io ho avuto più paura di prima. Io dicevo, allora non ho capito proprio, allora perdonami. C'è la mano di Vecna e guarda caso, vedi che bello, guarda quella cosa, c'è la mano di Vecna e l'occhio di Vecna. Stai parlando con tua moglie, dico. Sì. Perché stai parlando con mia moglie? Non lo so, sto girando verso qualcuno. Ah no, io guardo, perché guardo l'ispirazione. Sì, mi piace, perché mi dà fastidio. Sapete quanto sono logorroide, quanto sono fisico anche quando parliamo. Quindi cioè, vedere sta cazzo di telecamera è merda, la odio. Quindi guardo di qua, e visto che io sto parlando con voi che siete di qua, allora mi giro così. Ma non ho capito qual è la mano di Vecna. Cioè, sono due elementi, sono due oggetti storici di D&D. Si chiama mano di Vecna e occhio di Vecna, e sono devastanti. Gli oggetti della specente, se raggruppati, tu hai la mano di Alina, non hai l'occhio, mi inventerò qualcosa. Ma in D&D vecchia edizione c'era l'anello dei desideri più uno, sbaglio? Non mi ricordo se è scatola rossa. Basta! Esisteva desiderio. Io mi ricordo l'anello dei desideri. Sì, desiderio sì. La scatola rossa. Comunque ci chiedono quando facciamo il calendario. Quando facciamo il calendario, Andrea? Sì, io e Roberto famo un mese, però. Oddio, calendario, Andrea. Questa veramente deve essere punita. Febbraio. Sentite, con tutte le puttanate che avete detto, non vi ho ucciso, mi dovete baciare il culo, va bene? Ma ci sta il distanziamento sociale, spiace. Come fatto? Ragazzi, certo che sta Alina qua, cioè, tutti soffrono ogni volta che muore, noi l'abbiamo, cioè, adesso gli ha pure amputato un braccio e lo usa come manina voodoo. Un accanimento. Un accanimento per trasformare la schiena ora.
Ci si gratta la schiena. Scusate, c'è un precedente storico narrativo forte di un personaggio che rimane solo il braccio, è Terminator. Ah, quindi possiamo costruire la Skynet attorno a lì. Ecco, mancava solo questo. La base proprio. È la base. Sapete cosa farò? Farò il forum dove su questa sessione qua e faccio decidere ai giocatori, al pubblico, dove siete finiti. Perché tu non lo sai. Ah no, io saprei dove mandarvi, ma chi mi conosce sa che c'è un'ambientazione che per me è tutto D&D, quindi non ha neanche senso che ne parliamo, chi mi conosce sa qual è. Però no, voglio farla scegliere a loro, cioè se magari vi mandano su Spelljammer, ragazzi. No! Ne avete una nave spaziale a forma di montagna, se siete nani. E siete nello spazio. Che avevo capito tipo una cosa Space Jam, pensavo sul pianeta di Space Jam. Spelljammer. Però io Michael Jordan e Bugs Bunny li vorrei conoscere. Cioè, a me c'hanno delle spazze, la Madonna. Li mando come PNG io. Io avevo anche inserito 3 PNG che però non avete interagito, quindi li rimetterò più avanti. Non vi dico chi sono, cioè non vi dico. Erano quelli fidanzati con la lancia. Sì, esatto, erano infatti fidanzati con la lancia, però non vi dico, li metterò più avanti, che tanto possono essere anche umani. Ci chiedono di nuovo dove possono mandarci le idee, le fan art, tutto. Allora, quello che farò... i voti per il leader delle spiagge. Allora, io faccio adesso un Google Form, che cazzo si chiama, quelli con le varie domande e risposte multiple, che vedo solo io, così voi non potete vedere, cioè, potete vedere le opzioni, ma non potete vedere le risposte. E lo postiamo domani o domani pomeriggio, lo faccio domattina sulla pagina di Drawings and Dragons, poi lo ripostiamo da altre parti. E per se avete idee, PNG e cose del genere, se sono cose da master, scrivetele direttamente a me sulla mia pagina Facebook, che tanto guardo tutto, oppure sulla pagina Facebook di Drawings and Dragons. Basta che dopo, nel senso, mi devo ricordare di andare a vedere. A me sono arrivati ovunque, dalle mail a Facebook, a WhatsApp, chi mi conosceva, a Instagram, quindi veramente in un modo o nell'altro le trovate. Sicuramente se le mettete sulla pagina di Drawings and Dragons o mi scrivete, le trovate senza problemi. Quante emozioni da elaborare. Adesso devo andare in analisi, se scusate. Io domani c'ho la psicologa, quindi saluto la dottoressa Bianca La Gioia. Ciao Bianca. Non puoi dire quindi mai una gioia. No, ma guarda. Battuta vecchia. Ho parlato. Ragazzi, cioè stiamo degradando, sono talmente sazio della sessione. Sono proprio sazio che veramente... Grazie. Grazie anche naturalmente a tutti quelli che ci supportano, al SoundCloud Collective che ci ha fatto le sigle, a tutti quelli che ci scrivono, non so più che ringraziare, ai ragazzi, a voi, quindi voi, non voi che ci vedono, voi stronzi che giocate con me. Samus, a serie domani dovrò chiamarlo e chiederò scusa perché mi ha scritto dei messaggi con scritto ma che cazzo stai dicendo? Cioè, nel senso, non posso moderare te, quindi c'è nel senso... Cose del genere, non voglio neanche immaginare, forse non farà il video. E il prossimo video mi aveva anche detto: Nico, ma vieni a dire qualche cosa così, perché una sessione comunque come quella che avete fatto l'altra volta, cioè, era di quelle belle che ce ne sono ogni tanto, quegli altri livelli dove succedono cazzate allucinanti. Subidi. Quindi è sempre bello vedere comunque come dalle prime sessioni, siamo già alla quarta sessione, il gruppo si affiata sempre di più, succedono sempre più cose, si mette sempre più carne sul fuoco. Grazie, è il motivo per cui amo il gioco di ruolo, veramente è fighissimo, grazie per farmi divertire così tanto. È stato bello quando prima della sessione mi hai chiamato e mi hai fatto no, vedrai Lorenzo, oggi sarà una sessione un po' così, un po' strana, poi comunque sarai al centro della sessione, poi vediamo un po' come si sviluppa la cosa. Ho fatto ma non lo so, speriamo venga bene, perché secondo me non so se viene un po' troppo strana, un po' troppo moscia, non so se ce la facciamo. Infatti, ecco. Abbiamo risposto. Esatto. Ragazzi, esatto. Dimmi, facciamo un crossover con Tunes alla prossima sessione. Bene, proprio c'è. Pum. Te ricordi Tunes? Ci abbiamo pure giocato, Roberto. Il gioco dei cartoni animati. C'era il coniglio rosa in copertina, se non sbaglio.
Non c'era un coniglio, non me lo sapevo. C'era un coniglio che gli assomigliava un sacco. Sì, i conigli rosa ruolano adesso. Esatto. Ah, ragazzi, c'è. Stasera ho usato per descrivere gusti e sensazioni, ho usato il gusto del colore arancione, l'odore dell'acidia, quindi c'è, sì, posso la sinestesia anche pura. Sinestesia. Top. Chiedono se c'è un GDR su Dylan Dog. Ce n'è uno vecchio? Ce n'è uno vecchio, sì. Ce n'è uno vecchio che, se lo trovate, ragazzi, tenetelo come l'oro, perché è fatto comunque nella stessa dimensione dell'albo, era molto avanti. Ce l'ho, è molto ce l'ho qua. Costa un po'. È divertente solo per le prime 100 sessioni. Al sistema del richiamo Cthulhu, il sistema vecchio del richiamo Cthulhu, e invece c'è il GDR anche di Nathan Never, è basato sul sistema di Cyberpunk. Sapete che mi sembra che ci sia anche quello di Martin Mister, un crossover con Martin Mister, ma non ne sono sicuro. Forse è una cazzata. Sicuramente è Dylan Dog e Nathan Never. C'era il supplemento su Martin Mister, sai? Sì, esatto, c'è un supplemento basato di... Però mi ricordo che quello su Dylan era particolarmente incasinato e non molto... Ma no, guardi, la verità era basato sul Basic, il sistema Basic, quindi quello del D100. Era anche, c'era uscita più di un'uscita, c'erano due manuali e lo schermo, se non mi ricordo male. Ce l'ho in Friuli, ce l'ho. Io il manuale ce l'ho qua, c'ho il manuale, se lo vuoi, ce l'ho qua. No, ma c'ho giocato... Beh, ragazzi, c'era anche uno dei giochi più ignoranti del mondo, che era quello di Kenny Guerriero, cioè nel senso... Non ho mai capito se fosse ufficiale quel gioco. Sì, era su licenza, era della... Non mi ricordo chi era, però era tutto ufficiale. Beh, quello bellissimo era anche il GDR dei Ghostbusters. Vediamo se ce l'ho. Niente, io non l'ho trovata, la vedo da qualche parte. Che succede? Facciamo ciao con le manine. Sì, a questo punto allora facciamo ciao con le manine. Hai mutato, non ci fai vedere manine? L'album, cioè Dylan Dog, che avevi detto, Lorenzo? Sì. Ma l'ha preso bene. Ah, è mutato pure Lorenzo. Forse ci siamo tutti, ora ci siamo tutti, scusa, so che cacchio era successo. No, ora ci siete. Okay. Per andare a vedere, vabbè, stiamo di... dei saluti, dai, vabbè. Saluti. No, okay. Facciamo vedere il manuale un attimo che lo volevamo. Non lo trovo. E non lo trovo, purtroppo so che cacchio è finito, non lo trovo. Domani lo cerco meglio. Grazie mille a tutti quanti. Grazie a voi, grazie a te Nicola, grazie a tutti gli altri. Grazie a tutti ragazzi, buona serata. Mamma mia. Noi ci rivediamo martedì prossimo. No, che cazzo lunedì. Dico? Lunedì. Bene. Lunedì prossimo. È tutta è un bene che questa sessione non sia stata dal vivo. Sì, meno male, guarda. Lunedì prossimo ci vediamo, dopodiché in settimana usciranno come sempre tutti i nostri post, i vari disegni, i vari diciamo, spunti su Dragons and Dragons. Faremo il format dove potete appunto dire voi dove vogliono che finiscano, vi metterò in 5-6 opzioni oppure scegliete voi. Dopodiché settimana cosa? Se metti la cosa aperta mettono Arambe, lo sai. Arambe senza Arambe vive nei sondaggi aperti, quindi vabbè. Dopodiché mi dispiace per Samu Ventifacce, che è il nostro moderatore, nonché è anche il proprietario del canale Ventifacce, che parla del GDR. Mi ha fatto un sacco tenerezza stasera. Sì, infatti, bello de mamma. Scusa Samu, no. sarà interessante vedere il video che fai. E soprattutto Samu mi ha anche detto, ma Nico, ma per la prossima puntata vieni a parlare magari un 2-3 minuti e commentiamo assieme la puntata. Ecco, non lo so se lo farò, perché non lo so. Perché sennò le mie risposte sarebbero... Mm-hmm. Scusa, non lo d'altra so parte perché è così. Quindi sarebbe così. Adesso vediamo. Detto ciò, ragazzi, veramente grazie mille a tutti. E continuate a seguirci. E stiamo crescendo ogni giorno di più, ogni sessione di più. Quindi veramente grazie. Crescendo, vista l'ultima sessione, no, però stiamo cambiando.
Diciamo così. È il nostro corpo che cambia nella esatto. forma e nel colore. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao, 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 buonanotte. Ragazzi, buonanotte. Ciao, 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 ciao.